Bene, buongiorno a tutte e a tutti. Oggi è la seconda tornata di analisi, proposte e prospettive per le case di riposo. Salutiamo con piacere la folta delegazione dello SPI di Mantova, nostro gemello, che la settimana scorsa ci ha ospitato alla Favorita, con la sua storia presentata da Carlo con la solita dotta eloquenza. Un grazie a Roberto, a Aldo e a Franco. Così è meglio? E così va meglio ancora? Oh, benissimo, allora l'abbiamo trovato il posto giusto. Ecco, un ringraziamento quindi anche agli operatori, cioè a tutti i relatori che hanno accolto questo nostro invito: Iuri Andriolo, Luca Critelli, Christian Venter, Martina Ladurne, Rurik Seitz, Cristina Masera, Angelica Hofer, anche alle operatrici e agli operatori delle case di riposo che hanno voluto onorarci della loro presenza. È un ringraziamento che noi estendiamo a quanti hanno operato in questi due terribili anni di pandemia, assistendo i nostri anziani, aiutandoli nella solitudine, la lontananza dai familiari e dando anche conforto ai familiari stessi. Gli interventi ci aiuteranno a meglio conoscere la situazione dei nostri anziani, a prendere di più sulle case di riposo e avanzare proposte per rinnovarle. Per i nostri gemelli, non abbiamo la storia di Mantova, ma comunque siamo in un fabbricato che è stato costruito nel 1874, quando questo territorio era felicemente nel regno austro-ungarico. Ed è importante perché in pratica c'è un pezzo della storia della nostra autonomia all'interno di questo fabbricato. Voi sapete che alla fine della guerra il patto di Saint-Germain si decise che l'Alto Adige, pur avendo una comunità tedesca che rappresentava l'80% della popolazione, venne assegnato all'Italia. Poi i tentativi di italianizzare questa terra da parte dei governi furono tanti, e il più brutale, indubbiamente, anche il più intenso e violento, fu fatto dal fascismo, in cui fu italianizzata la tipografia, incoraggiata l'immigrazione dalle altre regioni d'Italia, soppresso l'uso della lingua tedesca nell'istruzione, negli atti pubblici, nella stampa, e nonché l'esclusione in pratica della popolazione di lingua tedesca dalla vita sociale e politica. Poi, per non farla molto lungo, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, con la ricostituzione della Repubblica Austriaca, l'Austria chiese di ritornare in possesso di questo territorio, ma venne respinto dagli alleati. Rimostranze ci furono indubbiamente a partire, insomma, da subito e fino al 1946, quando alla fine Alcide De Gasperi e Karl Gruber fecero un accordo in cui veniva riconosciuta la sovranità italiana sull'Alto Adige, sì, ma stabiliva l'autonomia amministrativa della provincia di Bolzano e istituiva una serie di misure volte a garantire la minoranza di lingua tedesca, minoranza regionale. Ma nel febbraio del 48 venne istituito la regione Trentino Alto Adige, in cui in pratica Trento aveva la preminenza su tutti gli atti che venivano compiuti in questa realtà, e quindi furono poi stanziati una serie di interventi economici nel 1957 per costruire nuovi fabbricati nella città di Bolzano, cosa che vide immediatamente una reazione negativa da parte dell'Austria, ma anche da parte della SVP. E sempre in quell'anno 1957, alla fine, Silvio Smaniago, che era il presidente della SVP, ma anche della provincia, organizzò un'imponente manifestazione qui in Alto Adige, che trovò grande consenso fra la popolazione, lo Spontriente, via da Trento. Ecco, poi seguirono anche una lunga stagione di attentati contro le rappresentanze dello Stato, ci furono anche dei morti, e SVP, l'ADC, il Partito Socialista, il Partito Comunista, i sindacati iniziarono
un percorso verso il governo italiano per realizzare quelle riforme che erano previste all'interno di quell'accordo De Gasperi e Gruber. E nel 1969, fra Aldo Moro e l'austriaco Kurt Waldheim, si diede vita ad un pacchetto di 137 provvedimenti per l'Alto Adige che riguardava un po' tutta la vita locale. Quel pacchetto, che in tedesco si dice Sittiroll-Paket, aveva bisogno però di un consenso da parte della SVP. E in questo palazzo, nella sala inferiore, che lo potete vedere proseguendo dopo quella porta, al piano inferiore, il 22 novembre del 1969, con una presenza di circa un migliaio di delegati, inizia la discussione. Da una parte vi era Silvius Magnago, che aveva anche collaborato alla stesura di quel pacchetto, che era favorevole, dall'altra parte c'era Peter Gruber, che era assolutamente contrario. Ecco, dopo 12 ore di dibattito, a volte anche abbastanza intenso, alle 2 del mattino si va a fare lo spoglio dei votanti, 503 favorevoli, ma ben 492 contrari e 15 schede bianche. Il pacchetto poi entra in vigore il 31 marzo 1972. Chiudo. La lungimiranza dei politici progressisti italiani dell'Alto Adige e l'intelligenza di quelli della SVP hanno creato le condizioni affinché anno dopo anno si aumentassero le competenze di questa provincia in tutti quanti i settori. Passo dopo passo si è realizzato uno statuto di autonomia che oggi tutti condividiamo, anche coloro che all'inizio erano contrari. E tutti, devo dire, che ne siamo orgogliosi e fieri di appartenere a questa terra e di avere questa autonomia. Qui dunque è importante per noi perché qui si è deciso una parte fondamentale della nostra storia Alto Adige-Südtirol. Ecco, l'Alto Adige, io credo, possa essere un esempio di come i conflitti etnici possano concludersi in maniera pacifica e come le misure che rafforzano la fiducia in un territorio possano poi portare al successo senza dover ricorrere alle guerre. Ecco, venendo noi, l'anzianità è una tappa. L'anzianità è una tappa evolutiva, ricca, importante, parte integrante e traguardo della vita di ogni essere umano. Come ogni fase della vita, l'anzianità porta con sé dei benefici, ma anche delle difficoltà. Vivere d'anziano significa misurarsi giornalmente con un certo numero di problemi. Allora, intanto iniziamo col farvi vedere qualche numero rispetto alla provincia di Bolzano. Ecco, la popolazione in Alto Adige è in costante aumento, come vedete dalla slide. Al censimento di fine 2020 eravamo in 535.000, con una età media anche un aumento, passando da 37 anni del 1991 ai 43 anni del 2020. Il tasso di fecondità che va anche visto per capire bene come si sviluppa il mercato del lavoro, il paese. Il tasso di fecondità è sceso negli anni 70 a 2,1 per donna e in età feconda ha raggiunto un valore minimo di 1,4 negli ultimi 90 anni per poi risalire e attestarsi attorno all'1,7 negli ultimi anni. Questo dobbiamo dire grazie anche all'attenzione posta nei confronti della famiglia da parte dell'assessore al sociale Deco. Ai cambiamenti strutturali della popolazione si è accompagnata anche la trasformazione delle famiglie, che dal 1991 al 2000 sono passate da 153.000 a 229.000. Ma contemporaneamente l'ampiezza media della famiglia è diminuita dal 2,9 al 2,3 per componente. Salendo dal 26% al 37% la quota delle famiglie unipersonali. Le persone con più di 65 anni, noi siamo passati da 49.000 nel 1979 a 106.000, in pratica il 19,8% della popolazione odierna, e le proiezioni fino al 2034 dicono che verosimilmente si arriverà a 144.000. Ecco, le conseguenze di questa evoluzione si riflettono fortemente, indubbiamente, sul mercato del lavoro, sull'economia, sul sistema sanitario e su quello pensionistico. Fino a 65 anni di età, quasi tutte le persone vivono in famiglia o con parenti o da soli. Dopo,
di 80 anni, comincia a crescere la percentuale di coloro che si trasferiscono in casa di riposo. Il 60% degli ultra 84enni usufruisce di strutture assistenziali. Fino a 84 anni sono in prevalenza maschi, dopo quell'età sono di più le donne. Ecco, con l'aumentare dell'età, la percentuale delle persone anziane che lavorano diminuisce continuamente, chiaro, comunque. Eppure, qui in Alto Adige, il 7,5% degli altoatesini con età superiore a 64 anni è occupato. In Italia questa quota è molto più bassa, attorno al 5,1%. Cioè da ricondurre ai settori economici tradizionalmente forti, l'agricoltura, il turismo, sia alla struttura delle imprese, spesso a carattere familiare in questa terra, che favoriscono la vita lavorativa più lunga. E secondo l'indagine fatta da Multiscopo del 2016, sono gli ultimi dati disponibili, il 66% degli ultra 65enni si prende cura dei figli oppure di altri bambini, tiene compagnia ad altre persone, fa passeggiate, conversa con loro, aiutano nei lavori extradomestica e domestici, svolgono pratiche burocratiche, svolgono attività nelle varie associazioni di volontariato, il 66%. E così gli anziani rimangono una parte attiva della nostra società. Quindi oggi le persone anziane invecchiano meglio del passato e desiderano una vita autonoma, indipendente, integrata nel loro ambiente familiare. Per questo nell'ottobre del 2019 abbiamo i quattro sindacati dei pensionati, CGIL, CISL, UIL e AFGB, assieme ad Auser, Arteas e ADA. Abbiamo iniziato a lavorare per una proposta di legge sull'invecchiamento attivo che abbiamo presentato al presidente Compace a febbraio 2020. Poi, a marzo 2021, l'assessore al sociale Deg ci ha presentato il suo nuovo elaborato, la pretesa che prendesse a pari pari le cose che avevamo esposto noi, e devo dire che quell'elaborato ha all'interno delle interessanti integrazioni che assieme alle altre organizzazioni di rappresentanza degli anziani abbiamo approvato. Il 3 maggio di quest'anno la Giunta ha inviato il disegno di legge al Consiglio Provinciale per l'approvazione. Particolarità della provincia di Bolzano. Da tempo i sindacati nazionali dei pensionati unitariamente stanno rivendicando una legge sulla non autosufficienza. Noi abbiamo un aiuto economico che chiamiamo assegno di cura, che viene erogato alle persone non autosufficienti per condurre una vita dignitosa. L'assegno viene erogato indipendentemente dal reddito della persona e dal patrimonio anche della stessa. L'importo della prestazione è fatta su quattro livelli, in base ad una valutazione dello stato di salute della persona che viene fatta da un'apposita commissione e con il supporto di certificazioni mediche. Chi ne usufruisce fino ad oggi? Ad oggi sono 12.000 che sono assistiti a domicilio e 4.000 che stanno nelle residenze per anziani. Il primo livello è di 569 euro che viene aggiornato ogni anno, poi il secondo livello di 900, il terzo livello 1.350, il quarto livello 1.600, per un costo complessivo le casse provinciali di 255 milioni. Modello esportabile? Non lo so. Le case di riposo. Sono 78 le case di riposo presenti in Alto Adige, di queste 164 sono pubbliche, gestite quindi dalla sanità, dai comuni, dai consorzi. 16 sono private, fondazioni e religiose. Ecco, la slide dimostra anche la dislocazione che abbiamo sul territorio di queste case di riposo, tutte quante sono comunque convenzionate. Le tariffe sono annualmente definite dalla provincia di Bolzano e vanno da un minimo di 41,95 euro ad un massimo di 70,83 al giorno in una camera singola, per la camera doppia da 39,85 a 66,86. Le differenze sono determinate dai posti letto presenti nella struttura, i servizi offerti, il personale applicato. I posti letto in queste nostre case di riposo sono complessivamente 4.589. Solo quattro strutture hanno una capienza superiore a 100 letti.
In alcune strutture vi sono letti temporanei, transitori, e in 30 strutture vi sono poste per gli affetti d'Alzheimer di demenza per circa 400 letti, in 2 per persone con disabilità, in 7 per persone malate psichiche, in 12 per l'assistenza intensiva. Bene. Allora, i nostri obiettivi, riassumendo ciò che è stato detto, ben rappresentato a Mantova da Falavigna e dalla segretaria della funzione pubblica Marta Tomasini, con le particolarità della provincia di Mantova, ma con molte altre che sono certamente comuni. Gli anziani non sono un peso per la società, ma ricchezza culturale ed economica, continuiamo a ripeterlo, ma ne siamo profondamente convinti e sarebbe bene che tutti quanti si rendessero conto di questo. Siamo in una condizione fisica migliore rispetto ai nostri genitori, ma alla senilità non si può comunque porre rimedio, il momento della riduzione dell'autosufficienza inevitabilmente arriva. Migliore le condizioni per il permanere il più possibile a lungo a casa propria. Con i servizi sociali serve però che prendano in carico e seguano con una certa costanza l'anziano. Una presa in carico e un controllo periodico che oggi ancora manca. Lo si avverte in maniera particolare nei grandi centri. I medici di base della periferia sono più attenti. Sarà perché molti continuano a assolvere alla vecchia missione comportandosi come gli ex medici condotti di una volta. Le conoscenze a chi, dove rivolgersi non sono sufficientemente chiare. E lo sanno e lo dicono questo i nostri rappresentanti dei centri maggiori, che quotidianamente devono fare da tramite, indirizzare la gente, suggerire da farsi, aiutare tante persone che a volte giungono a noi in condizioni disperate. Ecco, da passare quindi dalla cura al prendersi cura. La carenza di personale è anche qui tema centrale, che si presenta in continuazione in tutti i settori della sanità, ma anche delle case di riposo. Impropria per noi, sconveniente la decisione della sanità di premiare il proprio personale con 400 euro se portano in sanità un infermiere. Dove li vanno a prendere? Dove li cercano? Nelle case di riposo, dove vi è un salario inferiore. Tappi una falla per poi aprirne un'altra. Ecco, i tempi di prestazione nelle case di riposo vanno modificati, leggendo il tempo di prestazione, adeguato il salario allo stesso livello di quello della sanità, corsi di formazione continua. Liste di attesa sono tante, sono lunghe, ma bisognano di ampliamento delle attuali case di riposo, la costruzione di nuove o concetti nuovi. Attivare modelli abitativi che accordano il desiderio di indipendenza con la paura della solitudine e dei malori improvvisi, con l'introduzione ovunque dei sofisticati strumenti digitali che monitorano l'ambiente, l'anziano, nonché anche la telemedicina. Ecco, concependo anche mini appartamenti all'interno delle strutture. Case in cui convivano giovani e anziani e ognuno sia di supporto all'altro. E serve soprattutto, badate, una mappatura comunale degli anziani soli. Come ci disse qualche anno fa ad un convegno l'assessore al welfare di Mantova Caprini. E oggi, quando abbiamo aperto il giornale, un nuovo anziano era morto un mese prima. Ecco, rimane il problema poi della formazione delle badanti. La CoT, la Centrale Operativa Territoriale del PNRR, presentata la settimana scorsa dal presidente Contacer, dà una risposta positiva, sempre che in quelle nuove strutture, case, ospedali di comunità e CoT si metta il numero necessario di personale medico e infermieristico. E le case di riposo in quel provvedimento hanno un ruolo importante. Case di riposo continueranno ad essere la struttura centrale per le persone anziane, quindi chiediamo il loro miglioramento e potenziamento, strutture che si devono anche aprire però al territorio per far cadere quei vecchi pregiudizi di essere il luogo di non ritorno. Ecco, per ultima, oltre alla stampa locale, anche Libertà ci ha dedicato un articolo su questi nostri due condegni, quindi milioni di pensionati ne sono venuti a conoscenza. Io spero di aver dato tutte le opportune informazioni locali, sintetizzato correttamente anche i lavori di Mantova.
Sappiamo che le nostre richieste sono corpose, quelle avanzate avanti, quelle di cui ho detto oggi, ma noi sappiamo coniugare l'ambizione con il realismo. Sappiamo che la strada è irta di difficoltà, ma qui abbiamo avuto e abbiamo ancora i maestri dei piccoli passi, del giorno per giorno, dell'anno per anno, ottenere una sempre ogni anno una cosa in più, senza demordere mai. E ho finito. Diamo la parola al primo dei nostri ospiti, Yuri Andriolo, assessore del comune di Bolzano. Allora, strutture pubbliche e situazione, no? Sempre una cosa molto delicata. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Si sente? Io posso solo che prendere spunto dalle parole di Gastone Pozzi, che potrei sintetizzare senza presunzione con una richiesta molto chiara, che è quella di un cambio culturale di approccio al tema della terza età. Spesso nelle grandi città, quando si esce dal mercato del lavoro, si viene considerati un centro di costo. È una parte, una componente della comunità che, non producendo più reddito, diventa un costo per la comunità, un intervento sociale, servizi, costa tutto. Tutto viene declinato sotto un paradigma del denaro. Cioè, ci mancherebbe. Viviamo su Marte, ne siamo consapevoli, ma prima di tutto c'è la persona. Prima di tutto ci sta quella persona, quell'individuo che ha costruito quel sistema di welfare e che in un momento delicato della sua vita chiede sicurezza e dignità. Ecco, se rincominciamo e incominciamo di nuovo a tornare su i principi che muovono poi anche le azioni decisionali dell'apparato politico, allora forse possiamo anche rintracciare nuovamente quello che deve essere lo schema che deve portare a un avanzamento strutturale di quello che a nostro modo di vedere oggi è un percorso in parte superato, quello di come trattiamo, di come governiamo uno dei temi più urgenti, che è quello dell'invecchiamento della popolazione e i conseguenti servizi, come ho detto prima, servizi che mettono in sicurezza la persona. Ora, noi abbiamo sempre ragionato, sicuramente solo nella città di Bolzano noi abbiamo 423 posti nelle nostre cosiddette case di riposo pubbliche, più perché in questo anche ci tengo a segnare il passo. Noi siamo convinti che la presenza del pubblico nel sistema dell'assistenza alla terza età sia un paradigma importante. Non dico solo il pubblico, anche il pubblico, ma con una veste di governo ordinato di un processo che interessa la persona, su cui ovviamente noi rinunciamo. Abbiamo 423 posti in totale, 365 ad oggi assegnati, dobbiamo ancora tenere in considerazione dei posti liberi per l'emergenza Covid, che anche qui ha interessato tutte le case di riposo, con gesti eroici del personale a cui rinnovo il mio sentito ringraziamento anche per l'apporto qualitativo costante nonostante la fase emergenziale. Condivido pienamente quanto detto da Gastone in ordine a questa modalità, io dico veramente illogica, per non dire cinica, di approvvigionamento del personale attraverso uno schema rituale per cui io posso pagare di più perché mi faccio le leggi da solo. Ce lo vogliamo dire? È facile così, fare le deroghe al bilinguismo, aumentare le retribuzioni e non tenere in considerazione le case di riposo e il suo personale. Allora qui bisogna capirsi. L'amministrazione pubblica è amministrazione pubblica di tutti oppure lavoriamo a compartimenti stagni? Perché se lavoriamo a compartimenti stagni non è la nostra visione, perché l'amministrazione pubblica è bene comune e quindi io penso che il bene comune vada governato in un disegno unico per la comunità. Le emergenze le viviamo tutti, ma questo non significa che vince il più forte. Perché se ci dobbiamo ridurre a questo, forse c'è qualcosa che non funziona. L'abbiamo detto chiaramente e lo continueremo a segnalare. Personale, certo che è un grandissimo tema in tutti i settori, è vero, anche qui. Si tratta di retribuzioni in gran parte,
In gran parte. Cioè, un costo della vita così alto, sicuramente sulla città di Bolzano, in gran parte questo è anche determinato da una vocazione. Meno nascite significa evidentemente meno forza lavoro, ma anche sicuramente da un aspetto retributivo che non si può negare. Noi sulla città di Bolzano ci siamo impegnati a realizzare una nuova struttura nel quartiere Oltrisarco, che ne è sprovvisto, un quartiere che va verso anche un parziale ma significativo invecchiamento della popolazione, per cui adesso attendiamo e siamo assolutamente fiduciosi, visti anche gli ultimi riscontri, che la provincia ci dia poi indicazioni. E non è una questione dei soldi, come si legge ogni tanto sull'Alto Adige, ma bensì, quindi sui quotidiani, ma bensì di una scelta politica che è mutata recentemente nella sua modalità di realizzazione. Di certo non basta solo la casa di riposo. Se io facessi adesso qui all'interno un sondaggio tra di noi, immagino che nessuno o pochi immagino il proprio percorso di vita all'interno di una RSA o di una struttura, di una casa di riposo, insomma, semplificato. Tutti puntano a una propria autonomia, dove possibile, all'interno della propria abitazione. Questa è un altro dei principi anche della dignità che va riconosciuta alla persona, cioè vivere i propri affetti, il proprio ambiente familiare come il luogo dove accompagnarsi in un momento così delicato della propria esistenza, dove ci si sente soli, nonostante anche la compagnia, dove ci si sente fragili, e forse anche l'ambito, la propria abitazione in questo può aiutare, sicuramente a ritrovare sempre quel senso di appartenenza e di dignità. Ecco, noi su questo stiamo sperimentando insieme a una società di Alpesia, su cui ci siamo spesi molto, 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 3 anni fa, finché si procedesse su questo solco, lo stiamo sperimentando nelle case di riposo, non solo noi, c'è qui anche un Insights, anche a Terlano e in altre realtà, per sperimentarlo, e sta funzionando molto bene. Questo significa monitoraggio dell'utente all'interno della struttura, ma noi vogliamo, e questo è l'ambito su cui stiamo lavorando, portarlo a favore di tutta la comunità. Per cui chi voglia vivere a casa proprio in autonomia abbia un sistema di, come dire, lo semplifico, di controllo, ma sostanzialmente si tratta di essere sicuri che se si cade per terra qualcuno se ne accorga in una distanza di un mese, magari solo dall'odore. Che se cadi per terra e ti rompi il femore, c'è qualcuno che ti risponde e viene in tuo soccorso aprendo le porte di casa perché ha le chiavi, o insomma elementi che diano quella sicurezza. Questo è quello che è sempre emerso, sicurezza. Voglio vivere i miei anni in sicurezza e, ripeto, in dignità. Perché ritorno sempre su questa matrice della dignità? Perché per me è inaccettabile. Io ho 46 anni. È inaccettabile considerare una gran parte della comunità come uno scarto tecnologico, perché non sei a passo con i tempi. Per cui tutto oggi viaggia con una modalità che per molti è incomprensibile. Vogliamo rispettare il fatto che non siamo nati con un computer sotto il cuscino? Ok? Quindi ci sono, ma sono questi i paradigmi. Nel momento in cui io ti cambio il modo con cui ti approccio ai servizi, determino anche una scelta molto chiara. Chi può farlo e chi non può farlo. Per fortuna che esistono organismi intermedi, associazioni che assistono a questo passaggio, spesso con volontariato. 2 quindi le matrici sul comune di Bolzano. Sì, aumentare le case di riposo, i posti per la non autosufficienza, anche per i disabili. Grandissimo tema, perché ci dimentichiamo di una parte della comunità ancora più fragile, che si avvicina e si accompagna a un'età avanzata, in cui i genitori evidentemente non hanno più l'energia di prima, ovviamente chi ha ancora i genitori in vita, perché è cambiata anche la durata dell'esistenza, per fortuna, grazie anche alla scienza. Quindi ci sono dei paradigmi molto importanti che vanno coltivati e che vanno portati indubbiamente avanti, e uno di questi sarà sicuramente all'interno delle nostre strutture, strutture che vanno anche ristrutturate. Noi abbiamo Don Bosco, che è la più grande casa di riposo di tutta la regione, una delle prime, sicuramente da noi in provincia la prima, che va ristrutturata integralmente. Abbiamo già stanziato i fondi, quindi verrà demolita in parte e ricostruita, e poi demolita la seconda parte e ricostruita anche quella, perché anche il come si vive in casa di riposo è determinante. È assolutamente determinante per la qualità della vita. E aggiungo, Gastone ha toccato un grande tema, apriamole queste case di riposo. Ecco, noi questo lo stiamo, a parte la sfortuna del Covid, ahimè,
Abbiamo iniziato a fare questo percorso portando dentro anche il Teatro Stabile di Bolzano a fare degli eventi. La mia idea è quella che siano dei luoghi, ovviamente nell'ambito della sicurezza, aperti, dove in maniera molto più fluida, e ci saranno anche delle belle iniziative con le scuole adesso, si possa entrare, si possa uscire e si possa vivere quel punto di contatto, perché non è che se si diventa anziani si diventa altro. Si è sempre la stessa cosa, sempre dentro la comunità, non fuori la comunità. E mi accingo a chiudere. Chiaro, la politica ha una grandissima responsabilità. Quando si viene a chiedere un voto, poi è facile, in quel momento fidati. Ecco, adesso è il momento in cui dovete misurarci. Adesso è il momento in cui dovete pretendere i risultati. Dovete, perché se non è questo, non è democrazia. E specialmente sulla terza età, noi abbiamo il dovere di accompagnare un percorso ordinato che non può essere quello di 20 anni fa. Deve essere qualcosa che accompagni una generazione, i cosiddetti baby boomer, che hanno altre esigenze rispetto a mio nonno. Con tutto rispetto, mio nonno avere già un tetto sulla testa venendo dalla fame era un successo. Per noi, dico per noi, allargo il tema, mi metto dentro anch'io, non basta. Certo che non mi basta per solo un tetto. Voglio vivere a casa mia in sicurezza. Ne abbiamo appena toccato il tema della innovazione tecnologica su cui almeno la città di Bolzano, ma sono convinto la provincia, investirà molto. Voglio permettere a tutti di vivere, anche chi non vive, ha una parziale auto, diciamo non è più autosufficiente, di entrare in una casa di riposo che sia un luogo dignitoso, un luogo aperto dove si possa vivere comunque la propria esistenza. Cito il modello Grisero per citarne uno in ambito cittadino. Insomma, tenendo a mente che stiamo parlando dei nostri concittadini che hanno realizzato e hanno creato, se dobbiamo ritornare al concetto iniziale economico, hanno creato quella possibilità che ad oggi spetta a noi condurre, di avere un welfare che ci deve rendere evidentemente non solo contenti, ma che va applicato correttamente. Per cui anche l'assistenza domiciliare non è un tema di quante ore in più, è il tema della qualità di quel servizio. E l'abbiamo visto con il trasporto solidale, mettendo insieme queste bellissime realtà della AUSA, dell'ANTEAS, dell'ATA, come da un servizio che poteva sembrare banale, invece è molto profondo, ha un passaggio profondissimo, perché se io ti accompagno e salgo con te, vedo come sei vestito, vedo come stai, vedo come curi la tua casa, non è un taxi, è un accompagnamento. Cambia completamente la prospettiva. Perché quando tu sali in macchina con me, ho il tempo per poter comunicare con te e anche per riportare in associazione delle sensibilità che normalmente non riuscirei a interpretare. Chiudo con ASSB, Azienda Servizi Sociali, l'entità che opera nella gestione. Io immagino questa realtà molto di più come, con tutto rispetto dell'apparato e della necessità di in questo moloch che è ormai la burocrazia, per cui si perde più tempo a descrivere quello che si vorrebbe fare piuttosto che quello che poi si riesce a fare col tempo residuo, quello che per noi è importante è stare in mezzo alla comunità. Noi dobbiamo stare di più in mezzo alla comunità, tanto più con i nostri anziani, tanto più col mondo della disabilità, dove c'è moltissimo da fare, ma devo dire sempre con quella matrice su cui noi ci impegniamo, su cui voi, noi stessi, verremo valutati, che è il rispetto per la persona e anche le sue esigenze e anche le sue debolezze. Per cui non si venga considerati come uno scarto, ma si venga considerati come parte della comunità con pari diritti e pari dignità. Ecco, questa è l'azione politica che noi abbiamo, è la rappresentazione di quello che noi abbiamo in mente sulla città di Bolzano. Devo dire che collaboriamo anche sempre molto bene con gli uffici provinciali. Certo, secondo me la città di Bolzano ha diritto di una cosa, e chiudo definitivamente, ha diritto a una visione molto più corrispondente alla realtà territoriale e meno ancorata dei paradigmi provinciali che non la comprendono. Perché siamo 108.000 persone con problemi che si manifestano nelle sue più varie, un condominio a più piani. E quella specificità merita di essere tradotta anche in un contesto legislativo chiaro e dei servizi coerenti con una comunità in cambiamento. Grazie. Grazie a lui, l'assessore in pratica
credo che abbia detto che condivide le nostre proposte, le nostre richieste, ognuno indubbiamente ha un ruolo e ognuno farà la sua parte per realizzare queste cose. Bene, ringrazio in maniera particolare per aver toccato il tema dei disabili, dei giovani disabili, che è ancora abbastanza assente, insomma, in molte delle nostre attività, sulle quali il sindacato credo che dovrebbe magari impegnarsi. Grazie. La parola al dottor Osvald Maier, direttore dell'associazione Residenze per Anziani. Prego. Sì, buongiorno, ringrazio soprattutto al signor Evno di avermi invitato, cioè ho il piacere di presentare, se vogliamo, l'Associazione Residenze per Anziani dell'Alto Adige. Adige in, diciamo, era previsto la presidente Martina Lodorno, però purtroppo oggi lei non poteva venire, allora dovete sì, stare contento con me che oggi ho un attimino l'onore di presentare quello che noi come associazione stiamo facendo. Ich habe jetzt einige Slides vorbereitet. Se per favore mettete le cuffie, allora ho visto che c'è la traduzione simultanea. Ich werde mich bemühen, der Übersetzerin, den Übersetzer die Möglichkeit zu geben, ja, das auch zeitgemäß zu machen. Das ist immer eine super schwierige Aufgabe, das zu tun. Also der Verband der Seniorenwohnheime Südtirols, ganz kurz nur, weil um den Verband geht es heute nicht. Der Verband der Seniorenwohnheime wurde 1987 gegründet. Wie Sie sehen, hat er 55 Mitglieder mit 78 Seniorenwohnheimen. Das wurde auch schon gesagt. Es sind 4.600 Betten insgesamt. Davon stehen zurzeit leider 600 Betten leer. Warum stehen sie leer? Aufgrund der Mitarbeitersituation, die wir leider zurzeit haben. Es sind an die 5.000 Mitarbeiterinnen, wie Sie sehen, Köpfe. Im Verband der Seniorenwohnheime sind wir insgesamt 10 Mitarbeiterinnen. Wir sind ganz klassisch organisiert wie ein Verband, wie ein Verein mit einer Generalversammlung. Präsidentin, wie gesagt, ist Martina Ladoma. Ulrich Seitz, Ausschussmitglied, sitzt auch heute hier. Freut mich, Uli, dass wir uns bei dieser Gelegenheit heute sehen. Und vielleicht eine kleine Besonderheit, die wir haben. Im Verbandsausschuss sitzen sowohl Präsidentinnen als auch Direktorinnen. Und das ist in der Form sicher einzigartig. Wir sind beide wichtigen Verantwortlichen der Seniorenwohnheime auf einem Tisch. Ich war auch einmal Direktor eines Seniorenwohnheimes und das hat sicher dazu beigetragen, dass man diesen Schulterschluss gemacht hat. Und ich sage es aus Überzeugung, das hat den Verband in eine Entwicklung gebracht, die den Unterschied macht. Lassen Sie mich heute Inhalte besprechen oder ganz kurz vorstellen, die abseits aller Statistiken, Zahlen, besonders abseits dieses unsäglichen, ja, Vermischens, immer wenn wir um Senioren, wenn wir von Senioren und pflegebedürftigen Menschen sprechen, sprechen wir immer von Kosten. Das ist etwas, was mich seit 25 Jahren jetzt in diesem Bereich begleitet. Und das ist unschädlich. Das ist einfach unschädlich. Das ist nicht in Ordnung. Senioren, ich bin selbst aufgewachsen mit einer Großmutter, die 105 Jahre alt wurde. Und die hat mich in meinem Leben dermaßen geprägt, wie wohl kein anderer Mensch. Und Senioren haben einen Stellenwert in der Gesellschaft, der, es ist eine Frechheit, sie auf Kosten zu reduzieren.
Sie bringen einen wertvollen Dienst in vielerlei Hinsicht, ohne jetzt darauf einzugehen. Sie wissen es besser wie ich, welchen Anteil Sie an dieser sozialen Wertschöpfung im Land und darüber hinaus haben. Ich möchte Ihnen heute das Konzept Seniorenbetreuung 2030 vorstellen. Wir als Verband haben uns auf den Weg gemacht, darüber nachzudenken, wie müssen wir die Seniorenbetreuung in Südtirol entwickeln. Und deswegen glaubte ich, Herr Ebner, dass genau das Thema der heutigen Veranstaltung ist. Sie fragen sich ja, müssen sich die Seniorenwohnheime verändern? Ich sage ganz klar, ja, sie müssen das tun. Die Seniorenwohnheime haben das in Südtirol über 20 Jahre auch sehr erfolgreich gemacht. Und dann kam die Zäsur dieser Pandemie. Aber ich will heute nicht über die Pandemie sprechen, die beschäftigt uns sonst viel zu viel. Dieses Konzept, ich kann es auch gerne dann Ihnen zur Verfügung stellen. Ich schicke es gerne Herrn Ehner, wenn Sie Interesse haben, es dann genauer nachzulesen. Wir als Seniorenwohnheime sind nur ein Partner in diesem Netzwerk. Wir haben es auch ganz klar so geheißen, die Seniorenwohnheime als Partner im Netzwerk. Wir brauchen das Land, heute ist Dr. Credelli hier, mit dem ich auch schon eine jahrzehntelange berufliche Verbindung habe und darüber auch, sage ich auch ganz offen, eine sehr freundschaftliche Entwicklung, die wir auch in diesen Jahren gemacht haben. Wir haben uns immer an drei Sachen orientiert. Die Senioren- und pflegebedürftigen Menschen sind unser zentraler Aspekt. Dann die Mitarbeiterinnen selbstverständlich in besonderem Maße Betreuung und Pflege, aber alle Mitarbeiterinnen. Und die dritte Säule, das ist die Organisation, die Struktur, aber nicht das Haus. Non solo le mura, che ma. Es geht darum, dass die Organisation sich entwickelt. Das war eine Gemeinschaftsarbeit zwischen VDS, also Verband der Seniorenwohnheime, und den Führungskräften, den BFA. Wir haben hier vier Herausforderungen gesehen. Demografische Entwicklung, brauche ich Ihnen nichts dazu sagen, kennen Sie. Die steigende Lebenserwartung, das erhöhte Renteneintrittsalter und die veränderte Zusammensetzung der Haushalte. Das sind einfach Fakten, die sich ändern werden bis 2030. Das wissen wir heute. Nur in der stationären Seniorenbetreuung, also nur in den Seniorenwohnheimen, benötigen wir bis zum Jahr 2030 2500 zusätzliche Mitarbeiterinnen in der Betreuung und Pflege. Lassen wir Corona nochmals beiseite, wie diese Situation noch verstärkt. Wir haben diese neuen Leitgedanken. Also diese neuen Leitgedanken, ich stelle Ihnen nur drei vor, weil sonst es den zeitlichen Rahmen sprengen würde. Ich nenne sie nur ganz kurz. Diese Anlaufstelle für Betreuung und Pflege, die Sie sehen, die haben wir vor einigen Jahren gemeinsam mit dem Land eingeführt. Und diese Anlaufstellen dienen dazu, da es gibt 20 dieser Anlaufstellen in jedem Sprengel Südtirol verteilt, wo sich jeder Bürger wenden kann, ganz egal, ob es um ein Essen auf Räder geht oder um Vollpflege geht. Jeder Bürger bekommt hier die Information über das volle Dienstleistungspaket. Er muss nicht zur Hauspflege, zum Seniorenwohnheim, ins Krankenhaus, zum Hausarzt, sondern es ist hier eine zentrale Anlaufstelle, wo er alle Informationen erhält, die er benötigt. Wir wollen das stärken und ausbauen. Ganz offen gesagt, einige dieser Anlaufstellen funktionieren fantastisch, haben das verinnerlicht. Einige funktionieren noch nicht so gut. Lassen Sie mich das auch auf den Punkt bringen. Man kann manchmal auf der organisatorischen, auf der Systemebene definieren, was man will. Es geht um zwischenmenschliche Beziehungen, die den Unterschied machen. Auch hier haben wir erkannt, wir brauchen zwischenmenschliche Beziehungen, sozialen Kontakt, Empathie.
Ich komme später nochmals dazu. Der zweite Leitgedanke, da geht es um selbstbestimmte Lebensführung bis ins hohe Alter in allen Lebens- und Wohnsituationen. Hier geht es um Prävention. Wenn Krankheit, Gebrechen, Pflegebedürftigkeit eingetroffen ist, ist es vielfach zu spät. Wir müssen an der Prävention ansetzen. Das heißt, wir müssen zu Hause die pflegenden Angehörigen so gut wie möglich zu unterstützen, sie begleiten. Wie tun wir das? Die Seniorenwohnheime haben intern sehr viel an Weiterbildungsangebot. Sie sind ständig dabei, ihre Mitarbeiterinnen zu schulen. Wir müssen uns öffnen, dass die Angehörigen an diesen Schulungen teilnehmen können. Das in Kontakt mit dieser auch niederschwelligen Pflege. Es geht um Kinästhetik, es geht darum, mit Menschen mit Demenz einen Umgang zu finden. Wir machen das in den Seniorenwohnheimen täglich. Wir müssen das öffnen, dass auch pflegende Angehörige mehr davon profitieren. Diese sozialen Netzwerke, wir brauchen wieder das Verständnis in der Gesellschaft dieser Sozialarbeit, Gemeinwesenarbeit. Assessor hat es gesagt, die Betreuung von alten Menschen, Senioren, ist unser aller Aufgabe. Das ist wieder, das muss wieder zurück in die Gemeinden. Es geht nicht nur zu sagen, wir haben hier professionelle Einrichtungen, die werden das schon machen. Das ist unser aller Aufgabenstellung. Der Leitgedanke 3. Angebote und Dienstleistungen mit individueller, flexibler, durchlässiger Betreuung und Pflege. Darum geht es. Wir müssen flexibler werden. Wir sind so starr im System. Wenn ich den Hauspflegedienst in Anspruch nehme, dann kann ich nur diesen Hauspflegedienst in Anspruch nehmen. Wenn ich das Seniorenwohnheim in Anspruch nehme, dann kann ich nur diesen Dienst in Anspruch nehmen. Es macht Sinn, wenn wir uns alle Partner in der Seniorenbetreuung an einen Tisch setzen und schauen, welchen Bedarf hat der Senior und wer von uns kann einen Teil übernehmen, sodass wir viel verzahnter zwischen den verschiedenen Dienstleistern zusammenarbeiten. Ich bin ein großer Befürworter von professioneller Netzwerkarbeit. Ich kann Ihnen nur versichern oder auch rückmelden, wir haben jetzt in dieser Pandemie gewaltige Zeiten in den Seniorenwohnheimen durchstehen müssen. Jene Seniorenwohnheime, wo die Verantwortlichen auf funktionierende Netzwerke zurückgreifen konnten, die sie über Jahre aufgebaut haben, haben diese Pandemie viel besser durchgestanden. Wenn ich in der Krise erst Kontakte knüpfen muss, dann ist dieser Aufwand doch zu groß. Ich bin zu sehr in dieser Krisenbewältigung gefangen. Ich muss auf funktionierende Netzwerke zurückgreifen können. Ich muss sie vorher aufbauen, dann kann ich sie in der Krise nutzen. Eines der wichtigsten Aufgaben, ich habe jetzt das in Orange, also farblich gekennzeichnet, der Leitgedanke 4. Wir benötigen eine flächendeckende, wohnortnahe Betreuung. Das heißt, wir haben sehr viele kleine Seniorenwohnheime. Wir haben sehr viele Seniorenwohnheime, die 30, 40, 50 Betten haben. Das sind kleine Juwelen, weil sie sind mit der Gemeinde, mit dem Tal, mit dem Ort verbunden. Die Mitarbeiterinnen kommen aus dieser Gegend. Die Heimbewohnerinnen kommen aus dieser Gegend, die Angehörigen, das ist zum Teil eine etwas größere Familie. Und dieser familiäre Ansatz, dieses Empathische, macht unsere kleinen Seniorenwohnheime aus. Das ist aufwendiger, das ist mitunter vielleicht auch teurer, wobei uns die Zahlen zeigen, dem ist gar nicht so. Also dieses kleine kapillare System wollen wir beibehalten. Und diese besonderen Betreuungsformen, das wurde auch schon vom Vorredner, von der Eröffnung gemacht, hat sehr gut beschrieben.
Wir haben in Südtirol uns auf den Weg gemacht für Menschen mit intensiver Betreuung. Das ist, glaube ich, jedem klar. Extensiver Betreuung, das sind Menschen mit psychischen, psychiatrischen Erkrankungen oder Suchtproblematiken, eigene Plätze zu schaffen. Aber nicht eigene Heime, sondern in einem Seniorenwohnheim gibt es einen Teilbereich, der sich spezialisiert für die Betreuung dieser Menschen. Wir müssen diese besonderen Betreuungsformen homogen, flächendeckend verteilen, sodass auch diese Personen die Möglichkeit haben, so nahe wie möglich an ihrem Wohnort zu bleiben. Wir brauchen dafür eine Planung. Und hier sind wir im ständigen Austausch mit dem Land. Wir brauchen einen Entwicklungsplan. Natürlich, Situationen wie Corona werfen Pläne. Aber wenn man keinen Plan hat, dann hat man überhaupt keine Chance, dorthin zu kommen, wo man hinkommen möchte. Ein Plan ist wichtig. Also wir brauchen hier einen Entwicklungsplan, den wir gemeinsam mit dem Land auch immer gerne uns zur Verfügung stellen, den aufzuentwickeln. Der Leitgedanke 5, die frühzeitige Entlastung und zielgerechte Unterstützung der pflegenden Angehörigen. Das habe ich etwas schon gesagt. Die demografische Entwicklung bis zum Jahr 2030, wissen wir, kennen wir alle. Wir werden im Jahr 2030, ja, wenn wir jetzt bei den 85-Jährigen ansetzen, fast eine Verdoppelung haben. Und wir wissen in Südtirol, dass ab dem 85. Lebensjahr jeder zweite Senior pflegebedürftig ist. Bis dahin geht es den Südtiroler gut. Es sind zum Beispiel bis 79 Jahre sind wir so bei 6-7%. Aber dann kommen diese Jahre, wo Pflegebedürftigkeit auftritt. Und wir bekommen und es werden sehr, sehr viele Menschen mit diesem Alter auf uns zukommen. Das heißt, es geht darum, die Pflegenden zu Hause zu entlasten. Und wir würden es auch für notwendig, ich bin selbst pflegender Angehöriger. Ich pflege zurzeit mit meiner Familie meine Mutter zu Hause. Und wir kommen öfters an unsere Grenzen. Ich kann das nur weiter leisten, wenn ich Kurzzeitpflege in Anspruch nehmen kann, wenn ich Tagesbetreuung habe. Ich glaube, wir müssen hier ansetzen. Wir müssen wissen, in welcher Situation draußen die Menschen sind. Deswegen nochmals, diese Gemeinwesenarbeit, dass wir wieder Sozialarbeit leisten, ist in meinen Augen unumgänglich. Bitte die nächste Seite. Der sechste Leitgedanke, das ist genau das, was wir sagen, wir müssen von diesem Kostendenken weg. Betreuung und Pflege ist ein volkswirtschaftlicher Faktor. Mitarbeiterinnen, die diese Arbeit leisten, machen hervorragende fachliche Arbeit. Wir müssen davon weg, jeder kann ein bisschen pflegen. Nein, das ist eine Profession, wie jede andere auch. Uns würde nie einfallen, dass wir sagen, ein bisschen Fliesen legen kann jeder, ein bisschen unterrichten kann jeder. Aber wir sind sehr schnell dabei, dass wir sagen, ja, ein bisschen pflegen kann jeder. Es geht schon darum, dass wir das sichtbar machen. Die Seniorenwohnheime sind in Südtirol mitunter der größte Arbeitgeber in den Gemeinden. Wir haben sehr schnell 50, 70, 80, 100 Mitarbeiterinnen. Wir haben nicht sehr viele Unternehmen mit so vielen Mitarbeitern. Und sind wir ehrlich, ich kann meine Arbeit als Direktor machen, weil es Menschen gibt, die dann meine Mutter pflegen werden, wenn ich es zu Hause nicht mehr imstande bin. Also kann ich meiner Arbeit nachgehen, also kann ich volkswirtschaftlich dazu beitragen. Wenn alle Senioren zu Hause gepflegt werden müssen, dann müssen wir diese Arbeit übernehmen, weil das werden wir tun. Ich werde meine Mutter sicherlich nicht bringen, das werden wir tun. Aber ich kann dann meiner Arbeitsleistung nicht mehr nachgehen oder nicht mehr in dieser Form. Deswegen ist es wichtig, dass wir erkennen, dass die Arbeit im Seniorenwohnheim ein gesellschaftspolitischer und ein volkswirtschaftlicher Faktor ist.
Wenn ich die Sozialbilanzen der Seniorenwohnheime anschaue, wie viel doch Geld erwirtschaftet wird. Diese Mitarbeiter bekommen ja nicht öffentliches Geld. Sie arbeiten für diesen Lohn. Und sie machen eine fantastische Arbeit. Nicht nur in diesen zwei Jahren Pandemie, auch darüber hinaus. Deswegen, es ist an, wir müssen den Mitarbeiterinnen eine angemessene Entlohnung geben. Mitarbeiterinnen müssen für diese Arbeit, die sie verrichten, einen angemessenen Lohn geben. Und einige sind für Ihnen, die mit mir auf einem Verhandlungstisch sitzen, wo wir versuchen, diese Entlohnung zu verbessern. Auch Dr. Kretelli von Land, wir versuchen zurzeit den Mitarbeiterinnen in den Seniorenwohnheimen bessere Löhne zu gewährleisten. Ich hoffe, es gelingt uns. Wir müssen Mitarbeiterinnen haben, es ist wichtig, dass sie sich mit dieser Arbeit identifizieren und Botschafter sind. Ich bin davon überzeugt, dass wir die Mitarbeitersicherung nur schaffen, wenn wir die Mitarbeiterinnen, die wir jetzt haben, stimmig gut entlohnen und ihnen einen den attraktiven Arbeitsplatz schaffen, den sie sich verdienen. Dann werden sie gut über ihre Arbeit reden und dann werden wir andere Menschen dazu bewegen, dass sie in unsere Einrichtungen arbeiten. Sonst werden wir sie verlieren, was katastrophal wäre. Dann der Leitgedanke 7. Da reden wir von einem öffentlichen Finanzierungssystem, das sozial ausgewogen sein muss. Menschen müssen sich Pflege auch leisten können. Ich finde, dass Südtirol mit der Pflegesicherung einen wichtigen Meilenstein gesetzt hat. Einen wichtigen Meilenstein. Wir sind heute in der glücklichen Lage, dass jeder Mensch unabhängig von seiner Geldkraft die gleichwertige Betreuung und Pflege erhält. Wir müssen dieses öffentlich gestützte Finanzierungssystem aufrechterhalten. Dann können wir uns Gedanken darüber machen, wie wir das aufrechterhalten. Ich sage ganz offen, wenn ich dazu einen Beitrag leisten muss, dann mache ich das gerne. Auch ich persönlich, wenn wir das große Ganze dadurch erhalten können. Das ist eine Errungenschaft, die wir beibehalten müssen. Wir müssen hier unterscheiden zwischen den laufenden Kosten, und das habe ich ja gesagt, oder 80% unserer Kosten sind Personalkosten. 80% ist auch richtig so. Ist auch richtig so, weil die Arbeit ist ja unsere wichtigste Aufgabenstellung. Wir benötigen aber auch Geld für den Bau und die Sanierung von Strukturen. Dazu brauchen wir auch einen Plan. Wir brauchen einen Entwicklungsplan. Wobei es nicht nur um den Bau von Seniorenwohnheimen, Plätzen geht, da bin ich der Erste, der sagt, das ist nur ein Teil. Wir brauchen eine Entwicklung von teilstationären Diensten, Tagespflege, betreutes Wohnen, aber auch die ambulante Versorgung. Nochmals, alle diese Dienste müssen wir verzahnen und gut zusammenbringen. Auch hier müssen wir einen Fachplan im Landessozialplan definieren, der diese Entwicklung beschreibt, wo klar vorgezeigt wird, wie viel Betreuung, in welcher Form, in welcher Zeitfolge müssen wir gestalten. Dann der Leitgedanke 8, da geht es um die Sicherung, Ausbau der Betreuung und Pflegeangebote. Die Anzahl der bedürftigen Menschen steigt. Und wir müssen denen natürlich auch die Dienstleistungen steigen lassen. Und hier benötigen wir immer eine Sichtweise dazu, dass wir diese Sozial- und Pflegeberufe einfach gesellschaftsfähig machen. Wir haben hier besonders auf die Wieder- und Quereinsteiger gedacht. Und jetzt komme ich nochmals auf dieses Bereichsabkommen, dass wir in Verhandlung sind. Neben der wirtschaftlichen Besserstellung unserer Mitarbeiter haben wir hier zwei Veränderungen, die ein Paradigmenwechsel sind. Wir werden mit diesem Vertrag Menschen die Möglichkeit geben, sofort einen Arbeitsvertrag zu bekommen, sofort
Lohn zu bekommen und wir bilden sie berufsbegleitend aus. Berufsbegleitende Ausbildung gibt es jetzt schon, aber in dieser Form wird es eine duale, das wird fast eine Lehrlingsausbildung sein, dass Menschen diesen Beruf, so wie viele andere Berufe in Südtirol, berufsbegleitend und stark praxisbezogen vermittelt bekommen. Und der Leitgedanke 9, da geht es um Innovation. Wir haben im Verband eine eigene Abteilung Innovation eingerichtet. Man hat uns so ein bisschen belächelt, warum macht sie eine eigene Abteilung Innovation? Nochmals, um die Frage zu beantworten, ja, wir müssen die Seniorenwohnheime ändern. Nicht überall und nicht mit Druck. Dort, wo sie gut funktionieren, müssen wir das Gute bewahren. Das, was gut ist, müssen wir bewahren. Wir dürfen aber keine Angst vor Veränderungen haben. Und dort müssen wir innovativ denken. Da geht es darum, dass wir immer wieder unsere Seniorenwohnheime analysieren. Wir müssen verstehen, wo sind sie unterwegs, wo brauchen sie Unterstützung. Zum Beispiel im Pflegedokumentationsprogramm müssen wir umstellen. Wir müssen sie in ihrem Qualitätsmanagement begleiten. Wir müssen versuchen zu verstehen, ob neue Zielgruppen, ob Senioren in Seniorenwohnheim kommen, die andere Pflege brauchen. Dann müssen wir unsere Mitarbeiter entsprechend ausbilden. Es ist wichtig, dass wir dieser Innovation Raum geben. Lassen Sie mich noch ganz kurz das Thema Mitarbeitersicherung ansprechen, weil das wird eine zentrale Aufgabenstellung sein. Wenn wir es nicht schaffen, genügend gut ausgebildete Mitarbeiterinnen für die stationäre Seniorenbetreuung zu gewinnen, dann werden schlicht und einfach in einigen Seniorenwohnheimen die Lichter ausgehen. Wenn wir keine Mitarbeiter haben, die die Senioren- und pflegebedürftigen Menschen betreuen, dann wird sich das von alleine beenden. Wie gesagt, wir haben dieses 6-Punkte-Programm als Verband. Wir möchten diesen Vertrag abschließen. Also wir setzen wirklich alles dran und wir setzen große Hoffnung in diesen Vertrag. Ich darf das auch hier ganz offen sagen. Wir haben seit vielen Jahren eine tolle Zusammenarbeit mit den Rentnergewerkschaften, Herr Riedner. Dann hat jeder von uns eine Rolle und eine Position, aber diese Zusammenarbeit ist wertschätzend. Ich darf das auch hier sagen, wir haben auch hier einen Konsens gefunden, Ihre Gewerkschaft unterstützt diesen Vertrag. Das finde ich fantastisch. Also ich finde das wirklich wichtig. Diese berufsbegleitende duale Ausbildung habe ich schon erklärt, die müssen wir mit den Landesfachschulen sofort konzipieren und möglichst im Herbst in die Umsetzung bringen. Wir müssen gemeinsam mit unseren Mitgliedern, nochmals der Präsident von Bernheim ist auch hier, wir müssen zwischen Verband und Mitgliedern eine gute Öffentlichkeitsarbeit gemeinsam leisten. Wir müssen Menschen ansprechen, dass sie diesen Beruf ergreifen. Dann, was zentral sein wird, der 4. Punkt, die Ausbildung von Praktikantinnen. Die Seniorenwohnheime haben das über viele Jahre sehr, sehr gut gemacht. Auch hier hat Corona uns es schwierig gemacht. Impfpflichten, natürlich verschärfte Arbeitsbedingungen. Es geht wieder darum, dass wir die Praktikantinnen gut begleiten, weil die heutigen Praktikantinnen sind die morgigen Mitarbeiter. Der 5. Punkt ist junge Menschen. Wir haben dieses Konzept der dualen Ausbildung für Wiedereinsteiger, Quereinsteiger, sagen wir so Mittelalter, also um die 40. Wir brauchen aber auch eine klare Botschaft für junge Menschen. Junge Menschen gehen gerne dorthin arbeiten, ja, wo es cool ist. Ist so. Sie wollen dorthin gehen, wo sie sinnstiftende Arbeit finden. Sie wollen dorthin gehen, wo ein Bereich ist, der ein gutes Image hat. Sie möchten in einer Arbeitswelt integriert sein, die gesellschaftlich anerkannt ist. Wir brauchen junge Menschen. Wir haben hier ein Projekt gemeinsam mit der Stiftung Sparkasse, das heißt Sommer einmal anders. Wir geben hier jährlich über 100 jungen Menschen die Möglichkeit,
die Welt des Seniorenwohnheimes kennenzulernen. Das sind junge Menschen, die sind Bäcker, die sind Tischler, sie gehen zur Schule, sie orientieren sich neu um, sind vielleicht in irgendeinem Bereich unterwegs, ja, weil es in ihrer Familie Tradition ist, dass wir im Bankwesen, der Vater, der Großvater war das schon. Wir geben ihnen die Möglichkeit, die Welt der Seniorenwohnheime kennenzulernen. Und der eine oder andere wird dadurch, oder der eine oder andere aus Überzeugung wählt dann einen sozialen Beruf. Finde ich, das müssen wir unterstreichen. Und wir müssen auch über Südtirol hinausschauen. Es ist vor allem das Staatsgebiet Italien, dass wir wieder besser vernetzen. Wir müssen uns wieder besser vernetzen. Bis vor der Pandemie sind sehr viele Mitarbeiterinnen, vor allem Krankenpfleger, aus ganz Italien zu uns gekommen. Zurzeit ist der Arbeitsmarkt total leergefegt. Wir finden zurzeit niemanden. Auch italienweit finden wir leider kaum jemanden, der uns unterstützt. Wir müssen diese Netzwerke wieder knüpfen. Wir müssen das jetzt wieder zurückholen. Weiter. Wir sind dabei, als Verband die Corona-Krise aufzuarbeiten. Diese 2 Jahre haben unsere Heime verändert und die Mitarbeiter. Wir haben eine Studie in Umsetzung, und zwar haben wir es geheißen, kraftvoll aus der Corona-Krise. Also es geht darum, dass wir die Südtiroler Seniorenwohnheime in eine gesicherte, nachhaltige und innovative Zukunft führen. Das klingt jetzt sehr, sehr ambitioniert. Es ist ganz einfach. Wir fragen jetzt die Mitarbeiterinnen und die Angehörigen, was ist passiert, was hat stattgefunden, was war los in diesen 2 Jahren in den Heimen, was hat gut funktioniert und was hat nicht gut funktioniert. Und hier müssen wir es verändern. Heimbewohnerinnen, Senioren sind doch bitte die gleichen Menschen wie wir. Sie haben das gleiche Recht, wieder sich frei zu bewegen. Warum erlauben wir uns, Senioren und Heimbewohner nach wie vor zu isolieren, die Heime zuzulassen? Wir bewegen uns alle frei. Das ist für mich unverständlich. Ich verstehe die Sicherheit, ich verstehe, dass es eine Gruppe von Menschen ist, die einen besonderen Schutz braucht. Ich war in dieser Krise stark damit beschäftigt. Aber warum erlauben wir uns weiterhin die Seniorenwohnheime so zu isolieren? Wir müssen sie öffnen. Wir müssen sie wieder zur Orte der Begegnung machen, die sie vorher waren. Deswegen, wir haben jetzt die quantitative Erhebung abgeschlossen. Wir haben 1250 Rückmeldungen. Die Menschen sagen uns jetzt, was da stattgefunden hat. Die qualitative Befragung machen wir mit Fokusgruppen. Wir werden Präsidenten, Direktoren, Pflegedienstleiter, Ärzte, Mitarbeiter fragen, was ist geschehen? Was ist in den Seniorenwohnheimen passiert? Was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert? Danke. Das streiche ich nur am Rande. Wir haben als Verband ein Qualitätsmanagement entwickelt, mit denen wir unsere Mitglieder unterstützen, ständig an sich zu arbeiten, ständig die eigene Entwicklung ganz gezielt und strategisch weiterzubringen. Dieses Siegel gibt es seit 10 Jahren und wir haben insgesamt 48 Seniorenwohnheime, die teilnehmen. Auch das so in dieser Form, dass so viele Seniorenwohnheime sich in einem Qualitätsmanagement wiederfinden, ist auch einzigartig. So in dieser Dichte findet man es europaweit nicht. Der Heimbewohner steht im Mittelpunkt und ganz klar die Einbindung der Mitarbeiter. Darum geht das. Wir sind dabei, das jetzt wieder weiterzuentwickeln. Ganz kurz, vielleicht ist der eine oder andere von Ihnen bewandert. Wir haben nichts neu erfunden. Wir haben einfach geschaut, was gibt es, ISO, EFQM, TQM, das sind so gängige Qualitätsmanagementsysteme. Wir haben die vereinfacht, zusammengefasst und haben dieses entwickelt.
Abschließend möchte ich noch einmal ganz kurz das, was wir hier für uns vor 2,5 Jahren geschrieben haben, das hat nach wie vor Gültigkeit. Wir werden als Verband mit unseren Mitgliedern daran arbeiten, jeden Tag einen kleinen Schritt näher zu kommen. Die Pandemie hat uns mit einer Wucht getroffen und die Situation verändert. Lassen Sie mich das so sagen. Wir haben die Seniorenwohnheime zu Orte der Begegnung gemacht. Zum Beispiel Kindergärten, Schulen, Vereine, Verbände, Musikkapellen, die Bäuerinnen. Das war normal. Jeder ist in das Seniorenwohnheim gekommen. Jeder hat sich beteiligt an dieser sozialen Begegnung. Corona hat am 5. März unsere Welt verändert. Alles, was vorher gut war, war plötzlich schlecht. Keinen Kontakt, Isolation, Maske verhindern, dass das Virus sich ausbreiten kann. Jetzt müssen wir damit leben lernen. Wir müssen dieses Virus akzeptieren, auch in den Seniorenwohnheimen. Wir müssen damit umgehen und wir müssen wieder die Seniorenwohnheime zu Orten der Begegnung machen. 2 Zeichen setzen wir. Am 15. Juni heuer machen wir wieder die Seniorenmeisterschaft, also il Campionato degli Anziani. Also diese Seniorenmeisterschaft, da kommen von allen Südtiroler Seniorenwohnheimen die noch etwas rüstigen Senioren zusammen und beteiligen sich an Wettkämpfen. Sie erleben Gemeinschaft. Das ist immer ein Erlebnis. Heuer findet es in Völs am Schlern statt. Das muss man erlebt haben. Ich spreche jetzt auch die Einladung ganz klar aus. Es würde mich freuen, wenn jemand von Ihnen Zeit hat, von Seiten der Rentengewerkschaft vielleicht dabei zu sein am 15. Juni. Wir werden die Einladung auch noch zukommen lassen. Das muss man gesehen haben, was da passiert. Und der zweite Moment ist der 1. Oktober. Das ist der Tag der Senioren. Das ist der Tag der Begegnung. Dort haben die Südtiroler Seniorenwohnheime konzertiert, Veranstaltungen organisiert. Also dort haben mögliche und unmögliche Sachen stattgefunden. Wir haben Oktoberfeste gefeiert. Die Kastelrother Spatzen spielen, der ein oder andere von hier weiß, wer die sind. Wir haben Modeschaus, es gibt Vernissagen. Also es findet dort Leben statt in einer Art und Weise, ja, die das Leben im Seniorenwohnheim sinnbildlich darstellt. Diese 2 Veranstaltungen wollen wir heuer auf jeden Fall wieder machen, um zu zeigen, die Seniorenwohnheime sind wieder offen, soziale Begegnungen finden wieder statt. Lasciamo perdere, perché questo sarebbe troppo. Qua ho solo descritto un po' come abbiamo sviluppato questo Management di qualità. Ja, wie gesagt, es ist Zeit für Veränderung, anche questo possiamo lasciare, possiamo sehen. Ich wollte mich nur nochmals bei Ihnen bedanken für die Einladung, für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche natürlich diese Veranstaltung noch einen sehr, sehr guten Verlauf. Vielen herzlichen Dank. Ringraziamo il dottor Meyer, lo ringraziamo per questa sua presentazione delle case di riposo. Va bene. Dicevo che ringraziamo il dottor Meyer per la presentazione delle case di riposo e Steve, insomma, ci ha dato maggiori conoscenze a tutti quanti noi e anche le indicazioni sulla necessità che esistono nelle case di riposo e le prospettive che vengono avanzate. Io credo che la casa di riposo, per quanto è stato detto oggi, credo che sarà necessario che sia punto di riferimento con di dialogo fra noi da sviluppare nel prossimo futuro. Comunque grazie dell'invito che ha fatto alla fine. Ora diamo la parola a
al dottor Luca Critelli, che è il dirigente del Dipartimento Provinciale dei Servizi Sociali, dell'assessora DEC, quindi siamo lieti della sua presenza. Case di riposo e invecchiamento attivo, le scelte politiche del futuro. Grazie, buongiorno a tutti anche da parte mia. Siccome i punti e le tematiche trattate sono già molte, magari procederò con qualche flash, qualche riflessione in merito. Un primo punto, secondo me che è interessante utile toccare, visto che il signor Bozzo nell'introduzione ha un po' esposto brevemente anche la situazione di autonomia dell'Alto Adige, è un po', se vogliamo, una particolarità che la provincia di Bolzano rispetto a quella che è la situazione nella maggior parte delle regioni italiane, ovvero che storicamente, anche un po' in conseguenza poi dello statuto di autonomia, il settore dell'assistenza agli anziani e alle persone disabili, in particolare tutto il settore anche delle case di riposo, delle assistenze per anziani, è sempre stato associato all'ambito sociale. Come voi sapete, nel resto del territorio nazionale invece c'è una forte impronta e anche una forte presenza dell'ambito sanitario, sia nella responsabilità sia poi anche nella gestione operativa di molti servizi per anziani e per disabili. Potrebbe apparire, diciamo, solo un aspetto burocratico di finanziamento organizzativo. In verità credo che però abbia anche delle ripercussioni su come vengono un po' concepiti anche vissuti i servizi. Ovvero l'ambito sanitario per sua natura, diciamo, è molto improntato ovviamente alla tematica delle patologie, delle diagnosi e della cura, mentre l'ambito sociale c'è sicuramente una maggiore attenzione a quella che è l'assistenza, l'accompagnamento e anche il fatto di accompagnare e seguire le persone e anche i loro familiari. E direi un po' anche la scelta che poi è stata compiuta una decina più o meno di anni fa di ridenominare quelle che prima si chiamavano case di riposo o centri di degenza in residenze per anziani, ha un po' inteso un po' dare anche questo messaggio, ovvero che certamente sono servizi che hanno anche la funzione di garantire cura medica, infermieristica alle persone non autosufficienti, ma c'è comunque anche un aspetto di ambiente di vita abitativo per le persone che non dovrebbe venire trascurato e dimenticato. Quindi anche il nome in qualche modo vuole significare questo. Poi una seconda riflessione da fare è che non è ovviamente possibile fermarsi ai nomi, ma è importante ovviamente anche ragionare su come le residenze per anziani si sono evolute e si evolveranno in futuro. E qui sicuramente, insomma, c'è una sfida abbastanza difficile che, secondo me, questo tipo di servizi dovrà affrontare. Da un lato, giustamente, anche col nome residenza per anziani si è voluto, come dire, puntare la luce, mettere a fuoco anche l'aspetto dell'abitare, dell'accompagnamento, della volontà e del tentativo anche di tenere attive anche le persone anche dentro una struttura residenziale. D'altro lato è un dato di fatto che sono servizi che sono andati e stanno andando sempre più specializzandosi con un focus che è sempre più indirizzato comunque anche alla non autosufficienza grave. E quindi in qualche modo riuscire a fare coesistere questi due aspetti, secondo me, è sicuramente una delle principali sfide che le case di riposo si trovano ad affrontare e secondo me è una sfida importante un po' anche per tutta la tematica poi dei collaboratori. Ovvero, certo che c'è una concorrenza con altri servizi, anche con servizi sanitari, sul tema delle retribuzioni e su altri aspetti, ma probabilmente un operatore che sceglie di andare in casa di riposo lo fa anche
perché forse rispetto ad altri tipi di servizi spera, quantomeno spera, di trovare ancora un'interazione con gli ospiti, con i parenti e così via, che vada al di là della sua patologia e della sua attività di cura e di assistenza. E quindi secondo me una delle sfide centrali per i prossimi anni sarà sicuramente quello di far coesistere e di lavorare su entrambi questi filoni. Una terza considerazione si ricollega a quello che è stato detto sia sull'assegno di cura, sia sul fatto che le residenze per anziani sono solo un servizio nell'ambito di tutta una serie di servizi e quindi mi ricollego soprattutto un po' su come si svilupperà tutto il sistema di assistenza agli anziani non autosufficienti nel futuro. Se ripensiamo indietro di una quarantina di anni probabilmente, più o meno nell'assistenza agli anziani cosa esisteva? Esistevano i familiari che si prendevano cura delle persone non autosufficienti, questo un po' c'è sempre stato, esistevano già le case di riposo e esisteva l'assistenza domiciliare, però probabilmente in un'entità abbastanza ridotta. In verità quello che abbiamo visto negli ultimi decenni è che sono venuti ad aggiungersi sempre più servizi, sia professionali che non professionali. Se pensiamo all'ambito professionale, sono venuti ad aggiungersi assistenze per breve periodo, assistenze diurne, residenze assistite e tutta una serie di servizi. Se invece andiamo sull'ambito non professionale, uno degli elementi di maggiore impatto sul sistema è stato sicuramente lo sviluppo e la crescita di tutto quello che è il settore, cioè dell'assistenza informale, principalmente attraverso la figura delle badanti. Questo è sicuramente un fenomeno che 30-40 anni fa c'era per alcuni versi, in alcune forme, ma sicuramente non con il peso e il significato che ha oggi. E la copresenza, la coesistenza di tutti questi tipi di servizi è ovviamente una sfida, però secondo me è anche potenzialmente un grosso valore aggiunto per tutto quello che è la tematica dell'assistenza, perché un po' una svolta culturale che c'è stata, o quantomeno che in corso dovrebbe esserci, è quella che in teoria non dovrebbe essere l'utente e la persona assistita ad adeguarsi a quello che è il tipo di servizio offerto, ma di più dovrebbe essere il servizio offerto ad adeguarsi in modo possibilmente flessibile a quelle che sono le necessità delle persone e della famiglia. Ovviamente quando, come dicevo, c'erano solo residenze per anziani, familiari e assistenza domiciliare, non c'era una scelta. Di solito quando la non autosufficienza diventava tale da non poter più garantire l'assistenza a casa, c'era la casa di riposo. Oggi, per fortuna, abbiamo notevolmente ampliato lo spettro e quindi sostanzialmente la casa di riposo resta soprattutto la risposta prevalente quando o la non autosufficienza è molto grave o quando manca il contesto familiare. E credo che questo sviluppo, insomma, continuerà anche negli anni a venire. Se guardiamo un po' in giro anche in altri paesi, in alcuni è partito prima, in altri è partito dopo, ma c'è ancora parecchio che si può fare sicuramente anche su questo fronte. La sfida, se vogliamo, forse maggiore, quantomeno in termini numerici, forse non è neanche tanto nel settore delle residenze per anziani, che ha sicuramente la sfida principale del personale, quantomeno nella provincia di Bolzano, e altre sfide, ma da un punto di vista adesso quantitativo, se vogliamo, la sfida maggiore è sicuramente quella delle persone che vivono a casa in condizione di non autosufficienza più o meno spiccata. In Alto Adige, in passato, ma ancora adesso, come dire, il 60-70, forse in passato anche di più per cento, dell'attività di assistenza e cura, accompagnamento, supervisione, veniva garantito dalle famiglie. Come la situazione prevalente, quantomeno in un contesto anche fortemente rurale come l'Alto Adige, era quella di avere una o due persone anziane
e solitamente 3, 4, 5 figli, e soprattutto figlie, solitamente erano figlie, che avevano modo quantomeno di contribuire all'assistenza. Questo ad oggi c'è ancora, ma sta diminuendo, e se pensiamo probabilmente avanti di 20 e 30 anni sarà totalmente scomparso o invertito, nel senso che la situazione normale sarà quello di avere due persone anziane con uno, massimo due figli, solitamente attivi anche sul mercato del lavoro e quindi, come dire, tutt'altro che preparati e disposti nella maggior parte dei casi a farsi carico dell'attività di assistenza. E quindi, secondo me, la sfida maggiore in termini numerici è quella di trovare soprattutto dei modelli che vadano a colmare domani questa lacuna. Ad oggi la risposta più o meno non ideale, ma in qualche modo accettata, tollerata da tutti, anche per mancanza di alternative, era soprattutto quella dell'attività delle badanti, quindi l'assunzione diretta da parte delle famiglie di una persona che segue. Però anche qui ci sono delle dinamiche e degli sviluppi, e quindi secondo me bisogna guardare avanti e non si può far conto che tra 10-20 anni il sistema delle badanti continui a garantire quello che copre oggi in termini di assistenza. Quindi anche qui probabilmente saranno necessarie ulteriori modelli e ulteriori riflessioni. Chiudo l'intervento con un'ultima considerazione, visto che è stata toccata anche nell'introduzione del signor Boz, ed è quella dell'invecchiamento attivo e appunto anche di questa nuova legge provinciale che prossimamente dovremmo approvare in tema di invecchiamento attivo, che come tutte le leggi, diciamo, ha una componente di contenuto, però secondo noi anche una componente un po' culturale, nel senso che vuole essere anche questo un contributo a una visione dell'anziano che, rispetto a quello che ci dicono i dati, è molto sbilanciato sulla non autosufficienza. Di fatto, grazie alla segnalatura, abbiamo dati abbastanza dettagliati e quello che si vede è che l'incidenza della non autosufficienza aumenta in termini significativi, soprattutto diciamo dagli 80, soprattutto 85 anni in poi. Però ancora nella fascia d'età 80 e più c'è ancora una percentuale molto consistente di persone che dispongono comunque di una buona autonomia. Mentre probabilmente nel discorso politico pubblico è tutto molto appiattito sulla discussione intorno alla non autosufficienza e cosa ne consegue. Però lo facciamo anche perché anche i dati medici statistici comunque ci dicono che uno dei possibili contributi per una migliore gestione che futura di tutta la tematica della non autosufficienza è investire prima in prevenzione, in attività, in una vita attiva anche sana delle persone, perché probabilmente non si ridurrà completamente a regime il numero delle persone non autosufficienti, perché quello è legato soprattutto, diciamo, all'invecchiamento. Però il momento e la durata della fase di non autosufficienza è sicuramente un elemento in cui una vita attiva sana può andare ad incidere molto. E spesso poi si tende a pensare soprattutto in termini di attività fisica, ma non è solo quella, cioè la prevenzione, l'essere attivi, anche attività, diciamo, sociale, relazionale, gli incontri, la mobilità, la possibilità di partecipare ad eventi e così via, no? E quindi, come detto, intendiamo anche puntare parecchio su questa legge anche in termini proprio di messaggio di cultura e tentare in qualche modo, quantomeno tentare, non è scontato che riesca comunque a portare la discussione pubblica anche su questo aspetto. Grazie per l'attenzione. Lo ringraziamo per aver evidenziato anche i cambiamenti che ci sono stati all'interno della. All'interno. Ah, devo sempre parlare della memoria, no? Dicevo che ringraziamo il dottor Pivitelli per essere sempre così puntuale e preciso anche rispetto ai temi che evidenziamo.
E riteniamo positivo l'aver evidenziato i cambiamenti che ci sono stati all'interno dell'assistenza e anche degli anziani in questi ultimi anni, e anche per questa visione del futuro con le sfide e anche le proposte che ci ha indicato. Alla prossima, dottor Pietro. Grazie. Allora, dopo... allora chiediamo un attimo, Carlo. Chiediamo al dottor Ulrich Seitz, no? L'intervento. Ulrich Seitz è il presidente della Casa di Riposo di Terlano, nonché il presidente dell'associazione Alzheimer. Sì, buongiorno, grazie mille dell'invito. Voglio ringraziare Gastone Boz e tutta, devo dire, anche la delegazione di amici del sindacato, perché evidenzio sempre la necessità di comunque trovare un dialogo e un confronto, soprattutto in questi tempi movimentati. Voi avete sentito adesso già tantissimo, è stato evidenziato anche il nostro fabbisogno, e ringrazio anche molto il dottor Critelli e il dottor Maier, con i quali io quasi quotidianamente, se non in una fase attiva, ma in qualche dialogo collaboro, perché hanno evidenziato evidentemente anche quello che è il risultato di questi ultimi periodi, come li definisco, anche molto difficili. Io vi ho portato un paio di slides e un paio di impressioni di una struttura che è una delle più piccole case di riposo di questa provincia. Il dottor Maier anche l'ha evidenziato, e anche prima il dottor Andriollo, che naturalmente qua siamo molto lontani dai 100 posti letto. Siamo una struttura che si trova a Terlano, tra Bolzano e Merano. E vi volevo anche un po' evidenziare, perché questo evidenzia e fa vedere anche come noi nel territorio ultimamente siamo cresciuti. Se vedete siamo partiti, perché praticamente rappresentiamo due comunità, due paesi, Andriano e Terlano, nel 90, se vedete ad esempio Terlano con 3.059 abitanti, con una crescita poi, perché naturalmente c'è questa attrazione, diventiamo sempre più anche un quartiere della città di Bolzano, siamo a 4.526 abitanti nel 2019. E volevo anche evidenziare e ringraziare il nostro comune, che è stato un comune che negli anni 90, in una comunità fortemente caratterizzata anche da una vita, di agricoltura, di attività tipici dell'Alto Adige, anche dove praticamente c'è sempre stato anche un po' la difficoltà di convincere anche le famiglie di accogliere la proposta di una casa di riposo, perché anche adesso vediamo ancora questa situazione, che tante famiglie fanno fatica a pensare di mandare un loro familiare in una struttura come la nostra. E siamo partiti già negli anni 90 con 6 appartamenti, che è stato per l'Alto Adige, in una località come la nostra, un'operazione molto coraggiosa. E poi praticamente nel 2005 abbiamo detto: adesso evidenziamo ancora e andiamo ancora più avanti su questa strada, e abbiamo aumentato a 14 appartamenti che adesso abbiamo. Allora 33 posti letto, 29 singole e 2 doppie e 14 appartamenti. E vi dico, con tutte le difficoltà, perché gli appartamenti naturalmente sono da una parte una grande possibilità per trasmettere anche questo messaggio alla popolazione di accettare questa sfida anche dell'invecchiamento attivo. Dall'altra parte dovete considerare che è sempre un passo difficile accettare anche di spostarsi da una realtà che si conosce in una realtà che naturalmente ha
ha altre caratteristiche e di accettare poi anche di convivere in una comunità come la nostra, in una struttura che comunque anche è sempre, anche nelle persone anziane, una casa di riposo, una casa di anziani. E se sento spesso anche relazioni o anche immagini dall'estero, soprattutto dove si ha forse una qualche altra immagine anche di queste strutture del futuro, dico noi abbiamo ancora tanto da fare per anche trasmettere questa gioia e questo entusiasmo, per dire c'è questa offerta, questa proposta valida che ti potrebbe garantire anche in questa fase dell'invecchiamento di avere una certa autonomia e di poter accettare in qualche momento anche difficile qualsiasi aiuto che possiamo naturalmente garantire con dei servizi infermieristici, con dei servizi di accompagnamento, dando comunque sempre anche questo spazio di autonomia. Volevo anche farvi vedere, allora questa è una struttura vecchia, cosiddetta, non siamo adesso una struttura, tanti di voi conoscono sicuramente queste strutture adesso anche molto moderne, noi abbiamo questo mix, io dico sempre siamo rimasti sullo style degli anni 80-90, però viene accettato perché non è così tanto differente di quello che conoscono anche le nostre persone e amano, devo dire, anche questo ambito. Adesso il Comune giustamente ha in mente, e dobbiamo anche farlo per garantire l'accreditamento della nostra struttura, e dobbiamo fare questo passo ulteriore anche di mettere a posto l'infrastruttura e tutto il intorni, però devo dire sarà anche questo un processo di cultura che dobbiamo condividere naturalmente con gli ospiti, che ci sarà in futuro, fra un paio di anni, un'altra casa di riposo con degli altri standard che la popolazione richiede, anche perché siamo anche essendo in contatto con i familiari, confrontati a dare delle risposte, soprattutto negli appartamenti dove abbiamo ospiti che naturalmente pretendono un collegamento internet, che pretendono certi servizi che oggi si devono anche garantire e assolutamente anche poter contenere e prevedere. Allora, qui sono un paio di immagini. Allora, la pandemia per noi è stata difficile perché siamo stato il primo comune in Alto Adige e soprattutto noi la prima casa di riposo che il 23 febbraio 2020 dovevamo chiudere le porte perché effettivamente avevamo il primo caso di coronavirus a Terlano, non nella nostra casa, però la nostra casa è stata vissuta tantissimo dalla popolazione, dai volontari, e c'era un bel, come dire, via vai, e avevamo la paura di non poter reggere la situazione, abbiamo dovuto chiudere. Però siamo stati poi anche i primi che abbiamo messo un container, perché ho detto, da noi in un paese così importante conoscersi, confrontarsi e naturalmente anche dare la garanzia degli incontri, e abbiamo sperimentato con questo container che comunque in tutta la fase di pandemia ha garantito che noi potevamo garantire le visite. Fondamentale, io mi ricordo la festa della mamma nel 2020, che è stata un po' particolare, però avevamo la possibilità di garantire a tutte le famiglie di vedere i propri cari e le mamme. Sono molto fiero perché adesso è anche stato un po' evidenziato a livello nazionale il nostro ospite Fernando Armelini, che si è laureato 80 anni per la terza volta, praticamente avvocato, poi nella prima pandemia economia e commercio, adesso filosofia, anche per vedere che comunque per noi è un consulente interno,
il direttore e io sono presidente del volontariato, ci confrontiamo con lui, che ha sempre un consiglio come gestire i processi, dagli acquisti fino al miglioramento, anche come avere un'idea di innovazione dei nostri servizi. Anche questo può essere una casa di riposo. Lui abita ha un appartamento, usufruisce dei servizi, ha perso la moglie e praticamente ha il suo posto macchina nel nostro garage, usufruisce se vuole dei pasti e comunque è un facilitatore dei rapporti perché cerca sempre anche il dialogo con le persone anziane. Adesso qua un paio di immagini perché sono molto, si dice sempre, siamo tutti orgogliosi del personale, dei dipendenti, dei collaboratori. Io la vedo un po' in due maniere, sono presidente di questa casa di riposo, però sono anche presidente dell'associazione Alzheimer e vedo le due medaglie. Io sono in contatto con i nostri collaboratori che mi descrivono i loro fabbisogni, le problematiche e nello stesso modo sento le lamentele, le preoccupazioni dei familiari che assistono a domicilio. Per me, sinceramente, lo dico adesso nel mio piccolo mondo, e l'abbiamo discusso tantissimo con i nostri collaboratori, per me erano già eroi prima della pandemia. Io vorrei lanciare qui un appello anche al sindacato e alle istituzioni. È molto importante riconoscere i diritti e fare di tutto anche per, siamo riusciti e dovevo davvero ringraziare il nostro presidente della federazione, il dottor Maia, la presidente Ladurno e soprattutto anche il dottor Critelli e l'assessora Dick e i sindacati naturalmente a ottenere adesso un adeguamento e anche un aggiornamento, un riconoscimento e si deve dire anche con parole grezze della busta paga di quello che queste persone devono assolutamente per gli sforzi e il lavoro che quotidianamente garantiscono avere. Abbiamo ricevuto un primo risultato importante che dobbiamo parlare, sono naturalmente anche questioni economici che sono attraenti e importanti. Però adesso dobbiamo lanciare il prossimo appello e un po' distaccarci da questo discorso di vedere i nostri collaboratori solo come eroi e come quelli che devono praticamente tra situazioni di peso pazzesco dal punto di vista fisico e psichico davanti a una situazione di burnout con situazioni di insicurezze che magari devono affrontare perché non si sa come avrà questa pandemia ancora un impatto anche in futuro, anche per trovare nuove forze che siano davvero forze che si possano innamorare di questa attività che secondo me è una delle più belle attività e anche professioni, avendo il feedback, il riscontro di persone che anche con un sorriso, con delle tenerezze e anche di uno sguardo ti possono documentare e darti anche il riscontro che il proprio lavoro è stato effettuato bene. E io, questo è un appello per me molto importante anche per le persone che magari in questa fase vogliono cambiare e fanno questo passo anche coraggioso di andare in una struttura come le nostre a lavorare, non descrivere una immagine, una fotografia che sia solo perturbata e sia solo caratterizzata da insicurezze, da problemi che non possiamo anche condividere o affrontare insieme, perché soprattutto i giovani che la vivono in un'altra maniera la loro vita lavorativa adesso pretendono altri riscontri e altri risultati.
Ed è per quello che lì ci vuole davvero uno sforzo di tutti noi per descrivere anche un po' la realtà da vari punti di vista e non solo da lati negativi o lati che possano, come dire, complicare anche la decisione per poter scegliere di andare a lavorare in una struttura come la nostra o come altre. Vi volevo anche dire che in tempi di coronavirus per noi è stato importante garantire un'apertura. Siamo stati, si dice con un termine anche all'inglese, borderline, abbiamo sempre rischiato, per me è stato comunque importante garantire una certa apertura anche per gli ospiti, per far vedere che noi con il mondo fuori siamo in contatto e abbiamo cercato di far entrare la musica. Abbiamo invitato anche il presidente della provincia per fare anche un po' un sopralluogo in questi tempi. Abbiamo avuto la grande fortuna di conoscere altre associazioni che non abbiamo conosciuto prima, che si sono anche dedicate, sono venute a trovarci, e anche con strutture e associazioni come la Caritas, che proprio ha accolto anche il nostro invito di stabilizzare e di dare forza al nostro personale, che aveva anche dei fabbisogni dopo la prima fase e la seconda fase della pandemia. Qui anche, allora, qui vedete un po' e poi vedete un paio di dati. Le nostre persone hanno una certa età, le persone che sono da noi hanno certe difficoltà. Così è, allora noi non siamo la struttura dove possiamo dire che abbiamo sessantenni, settantenni. Da noi le persone arrivano molto tardi, forse anche troppo tardi, perché si cerca in famiglia di assistere. Qualche volta dico l'assistenza a domicilio non è sempre la migliore e sarei sempre anche del parere di trovare un accordo e di stare in dialogo con le famiglie per convincerle di anche accettare durante l'assistenza a domicilio qualche pausa, che possono essere cure intermediarie, anche proposte dove magari si può respirare un attimo e ricaricare le batterie nel processo di assistenza a domicilio. Qui solo un paio di dati per farvi vedere. Allora, noi abbiamo il nostro personale, non è cresciuto adesso tantissimo, però è il cuore, oltre l'aspetto della assistenza infermieristica, è su due parti, OTA e OS. Noi abbiamo tantissimo investito anche in queste professioni. Abbiamo solo una persona che si dedica alla riabilitazione, però quella lavora molto bene al 100%, che cerca di stimolare anche i nostri ospiti quotidianamente. Devo dire che naturalmente viene sempre più richiesto anche il modo di poter lavorare non solo al classico 50 o 100%, abbiamo queste modalità, possibilità di poter accettare un impiego al 60,53, al 72,32%. Vedete che naturalmente è una proposta che viene accettata molto volentieri. Sulla struttura dei collaboratori e sugli anni, allora anni età, vediamo che abbiamo un giusto mix. Dico, nel 2019 avevamo una media di età di 44,69, adesso siamo al 45,83. Devo dire che il nostro personale, i nostri dipendenti sono anche contenti e non sono scappati in questo periodo, sono rimasti e si vede che c'è anche una lunga tradizione e praticamente anche una fiducia verso la nostra struttura. Però quello che voglio evidenziare è che naturalmente in una fascia di età da 40 a 49 anni, con 17 collaboratori in quella fascia, noi adesso abbiamo, se parliamo di formazione, di attrazione anche per stimoli che dobbiamo garantire come azienda, tantissimo da fare, perché dobbiamo scoprire soprattutto nelle varie fasce d'età quali siano effettivamente i punti di forza e anche le crescite e anche, come dire,
quello che vorrebbero loro ancora raggiungere dal punto di vista professionale in stretta collaborazione con tutti quelli che devono dare una mano in questa rete che dobbiamo assolutamente anche quotidianamente affrontare, però dobbiamo anche vedere quali siano le necessità loro nella vita privata. Abbiamo sentito prima, case di riposo come la nostra sono datori di lavoro importanti in una comunità come la nostra e dovremo sicuramente con il comune evidenziare la necessità di ampliare anche i servizi, se parliamo ad esempio anche i servizi che vanno garantite alle giovani famiglie per poter garantire al massimo il fabbisogno lavoro famiglia. E alla fine anche qui questo è un dato significativo da noi, allora l'età media del 2019 era di 87,74 anni, adesso siamo già a 88,62 anni, abbiamo parecchi ospiti che andranno verso i 100 anni, questa è la nostra realtà, la nostra piccola situazione e è stato già evidenziato prima, noi non abbiamo solo il compito di occuparci degli ospiti che abbiamo in casa, dobbiamo aprirci e da noi funziona, devo dire, molto bene, abbiamo anche in tempi di coronavirus aperto il nostro padiglione e vedete la dottoressa Roberta Rigamonti che è la direttrice dell'associazione amministrazioni di sostegno che ogni mese tiene da noi incontri con la popolazione che abbiamo aperto non solo al nostro bacino d'utenza ma anche ad altri paesi, va molto bene perché in una situazione come la nostra è importante, ci sono tante piccole imprese familiari e evidenziamo ancora la forte necessità che non si parla in famiglia di certe tematiche che vanno affrontate nel 2022. La famiglia deve essere informata, deve avere un'idea chiara, se vuole il testamento biologico, se vuole un chiarimento sull'amministrazione di sostegno, deve essere informata, soprattutto quando ci siano piccole imprese, aziende familiari, come anche in un caso di malattia, in un caso dove da un giorno all'altro può anche cambiare tutto il contesto familiare per una situazione nelle persone anziane, dove possono e vogliono andare, in quale direzione si vogliono muovere e questo anche di una casa di riposo come la nostra è il compito di dare le informazioni chiare. Abbiamo aperto vari sportelli e devo dire che è una grande soddisfazione per me che la gente assolutamente in varie forme e in forma anonima direttamente recandosi sul posto anche telefonicamente o via forma digitale cerca di avere tutte le informazioni possibili per strutturarsi bene e per avere le idee chiare come affrontare il futuro dei propri genitori o della propria famiglia. E l'ultimo è stato evidenziato dall'assessore Andriolo, per garantire anche una certa curiosità e stimoli per il nostro personale, abbiamo implementato anche noi una serie di sensori, perché in tempi come questi, garantire anche con la difficoltà di un coronavirus le solite complicanze che comunque si devono affrontare in una casa come la nostra, vuol dire evitare al massimo la caduta e evitare anche la difficoltà di avere problemi al femore o praticamente altre problematiche collegate a varie patologie croniche. Noi abbiamo fatto questo progetto di formazione con il nostro personale che è stato istruito e abbiamo installato in ogni camera, in ogni appartamento dei sensori, naturalmente rispettando la privacy e avendo tutto il benestare anche dei familiari e devo dire che è una soddisfazione enorme
vedendo anche gli ospiti come collaborano e in qualche maniera hanno trovato anche fiducia in questa tecnologia, spiegando e osservando anche il proprio stato di salute, un bel cambiamento, un bel scambio di opinioni da una parte, dove possiamo garantire una formazione continua del personale, dall'altra parte però anche una autostima e una possibilità di regolarsi meglio come ospite e di evidenziare in maniera più efficace e anche in molto tempo definito, come dire, in termini di rapidità i propri fabbisogni. Devo dire, questo è stato un progetto molto bello, è stato naturalmente facile implementarlo in una casa piccola come la nostra, però secondo me può essere il futuro in una situazione dove manca sempre di più il personale, dare almeno al personale in servizio la garanzia che possa evidenziare e capire meglio le difficoltà e anche la disperazione spesso di persone che abbiamo anche in casa, che hanno varie patologie, e di capire meglio quando sia effettivamente necessario chiamare anche un aiuto di esperti da fuori. Io vi ringrazio tanto per l'attenzione. Grazie Ulrich, è stata una presentazione di un'esperienza sul campo, quindi molto positiva, e da qui vediamo che abbiamo certamente degli obiettivi in comune. Ecco, io credo che poi l'aver evidenziato che gli anziani vogliono sempre più migliorare la loro cultura e anche conoscere la nuova tecnologia, la digitalizzazione che dicevi prima, ma anche gli altri aspetti, no? La tecnologia applicata all'interno che è ben gradita dagli anziani, credo che sia altrettanto positivo. Grazie per questa esperienza che ci hai dato. Ora chiamiamo Carlo Pallavigna, che è il segretario generale dello SPI di Mantova. Obiettivi precisi, come hai detto l'altra volta, e percorso tortuoso. Guten Morgen, sono le uniche parole in tedesco che conosco. E chiedo sempre prima del mio intervento una certa indulgenza, perché la materia trattata oggi è una materia complessa. Perché parliamo di uomini e di donne, parliamo di strutture, parliamo di economia, parliamo di politica, parliamo di tante cose. E quindi, siccome siamo al vertice di in mezzo a un ciclone, che è il cambiamento, voi capite che parlare di queste cose è sempre dannatamente complicato. Però inizio, e quindi l'indulgenza mi serve per questo. Permettetemi di ringraziare, si inizia così solitamente, la folta delegazione mantovana, che nonostante l'età, non siamo tutti giovani, nonostante l'orario di partenza, di buon mattino, e nonostante la distanza, ha voluto con forza essere presente. Per arrivare agli applausi di Napolitano, non vuole, se lo vuole. E ha voluto con forza essere qui presente per poter comprendere come si muove un'altra regione profondamente diversa, non solo orograficamente, ma soprattutto per le politiche messe in essere. Potremmo asserire senza ombra di dubbio che la curiosità è anche anziana.
grazie alla delegazione dello Spiegel di Bolzano, che per le stesse ragioni ha partecipato al convegno tenuto a Fiorento il 2 maggio. L'ho reso elegante, perché le nostre anziane e i nostri anziani sanno esserlo, armonioso, perché la location si integrava con il folto gruppo, caldo, come lo è il rapporto tra gemelli, intrigante per il tema trattato e per il contributo che hanno fornito i partecipanti. L'apporto di idee fornito al vostro segretario generale Alfred ha dato valore aggiunto al compito. Ringrazio il vostro gruppo Andresi, il vostro gruppo di gente che ha saputo portarci in questo luogo incantevole, che concilia la bellezza incredibile di questa regione e provincia con la bellezza del mondo. Ringrazio Gastone per la sapienza con la quale ha portato la complessità della cura, anche quella storica, verso un orizzonte con il quale dovremo misurarci. Quindi grazie. Finiti i ringraziamenti. Tre lunghissimi anni sono trascorsi da quando ci siamo cimentati nei confronti di una patologia terribile quale la mia. I due convegni promossi nel 2019 a Mantova e a seguire a Bolzano, nei quali si sono confrontati illustri operatori politici e sindacalisti, hanno posto all'attenzione della popolazione quella terribile condizione che va sotto il nome di demenza. Da quei due convegni sono emerse proposte cattivanti, ma che non hanno ancora trovato riscontro per la terribile ingerenza della pandemia. Necessita riprendere quel filo, perché l'Alzheimer non desta la necessaria attenzione nella popolazione, se non per chi ne è colpito e per la propria rete familiare, perché esiste ancora un pudore antico che fa sì che lo si tenga all'interno della mura della propria abitazione, perché la cura è lontana dall'essere trovata, perché l'età nella quale si è colpiti si sta paurosamente abbassando, perché i numeri si stanno alzando in modo esplodente, perché le strutture non sono sufficientemente adeguate a ricevere queste persone. Quindi, dopo il 2019, eccoci qui a misurarci. Infatti, questi due appuntamenti intendono trattare uno degli strumenti che va sotto il nome delle RSA, con i quali affrontare l'invecchiamento della popolazione e l'allungamento dell'aspettativa di vita. Per non fare un torto alle forti delegazioni dello SPIC di Mantova e dello SPIC di Bolzano, non ripeterò l'intervento fatto in quel diretto, sarebbe dannatamente noioso. Provo quindi a cimentarmi partendo da dati regionali, canali e poi sulla provincia di Mantova. Prima però di inoltrarmi in una succinta disamina che tratta un pezzo della nostra vita, intrisa di qualità ma anche di sofferenza, vorrei affermare, se ce ne fosse bisogno, proclamare che a partire dal concepimento siamo tutti esseri speciali e che tutte le fasi della vita abbisognano di attenzioni e di politiche adeguate, aborrendo le generalizzazioni. Quindi niente stucchevoli contrapposizioni tra giovani e anziani. Se inseriamo pensieri confondenti, quali i vecchi rubano i lavori giovani, i vecchi sono un peso per la società, le pensioni sono una sottrazione di risorse che potrebbero essere impegnate per il rilancio del paese, i vecchi consumano troppa sanità, allora faremo un torto umano, sociale, sanitario, economico e financo politico alla memoria di un paese che senza di esso sarebbe come quei giocatori di carte che giocano a mescola scoperta, cioè si affidano alla sola fortuna senza saper valorizzare la storia e il sapere che si intonano.
Aggiungo che ogni età ha le proprie talentuosità. I ragazzi perché sono sempre da spegni, recinti o qualsiasi steccato e quindi liberi di esprimere. E i vecchi, quanto mi piace questo termine, spesso non sono riusciti ad esprimere appieno le proprie abilità e inclinazioni, perché le complessità della vita sono state uno strumento mitigante e quindi la quarta età deve essere favorente a far esplodere queste talentuosità. Gli attori sociali e chi amministra questo tempo devono poter favorire le ricchezze che stanno in noi indipendentemente dall'età, perché siamo tutti esseri speciali, perché la vita non ha un tempo infinito. Per facilità, tolgo dal pensiero che sottopongo la vostra paziente attenzione tutta la complessità degli strumenti che vengono forniti per affrontare l'invecchiamento. Dal punto di vista esemplificativo, la prevenzione che non trova esplicazione nelle politiche lombarde, come non trova la sufficiente dignità la promozione degli stili di vita. Altri strumenti impiegati, i servizi sociali, quali le abitazioni sociali, quelle condivise, il trasporto sociosanitario, le consegne domiciliari, i servizi domiciliari, voucher, assegno familiare, SAD, ADI, telemedicina, servizi semiresidenziali, CD, centro diurno integrato, RSA, e infine i residenziali, le comunità sociosanitarie e il dopo di noi. Ne abbiamo parlato con Gastone nella giornata di ieri, dopo di noi è una legge interessante perché poi non è, le disabilità importanti non sono solo degli anziani, sono anche spesso nei giovani. Le badanti che tanto abbiamo lanciato l'idea di chiamarle pure. Infine le RSA di quello che abbiamo. Ora i dati per inquadrare. Lo so, ho fatto i dati anch'io, quindi i numeri sono. La Lombardia, abitanti quasi 10 milioni. 2,3 milioni di oltre 65 anni. Quindi siamo al 23%, amanto al 24%. 1,1 milioni di età tra i 65 e i 74 anni. 810.000 di età tra i 75 e gli 84. 350.000 oltre 85 anni. In sintesi, il 23% della popolazione oltre 65 anni. Altro dato. È il 30% dei lombardi, quindi più di 3 milioni, è portatore di almeno una patologia cronica. Spesso respiratorio. Stiamo parlando di giovani anziani. Da questa noiosa elencazione di dati si comprende che la Lombardia è una delle regioni più inquinate del paese. Il settore del sociosanitario è un business incredibile e vi sono molti appetiti perché risulta essere il quinto settore economico. Esiste uno sbilanciamento a favore del privato a danno del pubblico e si stanno affacciando grandi gruppi finanziari famelici slegati dalla nostra visione romantica dell'avere le strutture che interloquiscono col territorio. Detto della Lombardia, andiamo su una piccola provincia di Mantova, 410.000 abitanti, di questi il 24% rappresentato da persone di età superiore ai 65 anni e che gli ultra 80 anni sono 33.000. La tendenza prossima ci porta al 30% della popolazione oltre 65 anni, con i quali dovremo fare i conti. La linea tendenziale mostra l'evoluzione sociodemografica, che indica l'atomizzazione e la individualizzazione della struttura familiare. Tradotto, il 50% delle famiglie milanesi sono mononucleari. E assistiamo all'abbandono delle aree interne a vantaggio dei grandi gruppi, dei grandi centri promenatori. Le pensionate e i pensionati di Mantova superano i 120.000. Le pensioni medie
si attestano a 1.031 euro con significative differenze tra i due. Le pensioni future, per le ragioni note, lavori precari, saltuari, dequalificati e quant'altro, l'elenco lungo, avranno un potere di interdizione della povertà modestissimo. Questi temi così complessi non fanno parte dell'agenda politica se non in forma casi. Quindi il territorio nella sua articolazione deve promuovere le visioni occorrenti affinché il presente interloquisca col futuro. Il combinato disposto dell'invecchiamento spinto della popolazione, della cronicizzazione in aumento, della natalità unita all'abbandono di pezzi di generazioni che vanno alla ricerca di paesi più giusti ed equi, dove il lavoro viene valorizzato sia quantitativamente che qualitativamente, dove la procreazione è un valore, dove le pensioni hanno un adeguato riconoscimento fiscale, eccetera, ha bisogno di un ripensamento di quale modello ascrivere. A supporto, cito spesso la ricerca dell'OMS, che ci indica che gli ultimi 5 anni della nostra vita verranno vissuti non autosufficienti. Quindi, declinando i dati sulla mia provincia, stiamo parlando ora di circa il 10% della popolazione, quindi un bacino alto e tendente al rialzo. Per poter affrontare in modo adeguato detto bacino, ovviamente non bisogna puntare su singole misure, bensì costruire una filiera di risposte, cioè un insieme di interventi che siano sufficienti, differenziati e complementari tra di loro. Li annoverano nuovamente: servizi domiciliari, semiresidenziali, trasferimenti monetari, l'adattamento dell'abitazione, sostegno ai caregiver familiari e alle guerre. Questo è un obiettivo del Servizio Nazionale sulla non autosufficienza, sul quale si sta ampiamente discutendo. Sono due commissioni aperte che stanno lavorando, Monsignor Tagli e la Turco. Nell'ambito di tale filiera è attribuita la priorità, è attribuita agli interventi che promuovono la permanenza dell'anziano alla domicilio. Soluzione da preferire ogni qualvolta sia possibile. Ma ci siamo concentrati sulle RSA e la relazione di Gastone e il lavoro fatto a Mentor ne sono la testimonianza. E questi dati sono interessanti. Le RSA in Lombardia sono 712 e di queste solo il 9% sono pubbliche, cioè 64 su 712 sono pubbliche, tutto il resto è privato. I posti in letto sono 64.000, di questi 57.000 sono contrattualizzati, cioè con il 50% delle rette a carico della regione. Il 30% sono piccole da 0 a 60 posti. Il 54% sono di medie dimensioni, da 61 a 129 lette. Le rette viaggiano a grande velocità verso i 2.000 euro mensili. Le pensioni medie, queste sono tutte a carico dell'utente. Non c'è un contributo regionale rispetto ai 2.000 euro, ai 1.800 di mezzo. Ogni utente che viene ricoverato, lui con la famiglia, deve mettere lì 2.000 euro o 1.800, dipende dal territorio. Le pensioni medie si attestano a 1.030 euro. Per fare i conti della serva, per chiudere un po' questo ciclo, sta a significare che se la pensione media è 1.030 euro e la rete 2.000 euro, la differenza gliela mette l'utente. Sul territorio mantovano le RSA sono 53 con 4.112 posti. Di questo 254 sono a pagamento totale a carico del territorio. Le rette mantovane si attestano ad una media di 1.800 euro. La pandemia ha tracciato un solco tragico e ha messo a nudo l'obsolescenza delle RSA, così come pensate e costruite nei decenni precedenti.
La ricerca presentata dal Consiglio NERCO, dalla dottoressa Maffezzoni, dirigente della TS Valtadana, voi avete l'ASE, noi abbiamo la TS, la stessa volta. Fa risalire addirittura al 1600 la nascita degli ospizi. Se volessimo approfondire, volgere lo sguardo in quanto è accaduto in Lombardia durante il periodo bollente del Covid, potremmo asserire, senza essere smentiti, che il socio sanitario nella mia regione ha fallito, perché i territori sono stati dimenticati in nome dell'ospedalicità, l'ospedale centrale. Stimo che i propri dirigenti hanno tradito la missione politica. Allora ci chiediamo come sia stato possibile queste catone. È venuto il momento del cambiamento. Certo, Gastone dice il passo dopo passo. Certo, i tempi non saranno quelli agognati, ma l'essenziale è riformare, utilizzando tutte le innovazioni possibili. Mutare la mission da ricovero in struttura, quale fine vita, a non solo andare. Cioè dare la possibilità all'ospitato dell'essere speciale, di poter ritornare al proprio domicilio. Abbiamo detto, utilizzando la sintesi mentale, che le RSA, chiamiamo le case di cura, diventino delle UCR. Dal convegno di Manto sono sorte molte obiezioni, tutte però legate all'esistenza. Come non riuscissimo ad essere visionari e darci un orizzonte di sorte? Non dobbiamo essere tristi, questo è il tempo nel quale sperimentare l'inizio. Da dove inizia? Ovviamente dalle risorse. Quindi niente matrimoni con il PDC, come si dice da mia parte. Il PNRR, nella missione 5-6, stanzia risorse importanti. Il fondo sulla non autosufficienza, ulteriore strumento. Oggi ancora non definito è avaro. Se però le parti potenzialmente interessate si mettono d'accordo, si apre una prateria. Le parti sociali devono costruire anch'esse un fondo finalizzato alla non autosufficienza. Quando parlo di parti sociali intendo le parti imprenditoriali e la parte dei lavoratori. Le strutture devono essere di piccole dimensioni. Qua dobbiamo però, cioè, 10 anni fa abbiamo detto che le strutture dovevano essere grandi, per razionare i costi, eccetera. Oggi diciamo una cosa profondamente differente, ne sono convinto, però non è che possiamo ogni tanto cambiare parere. Perché le strutture devono essere di piccole dimensioni, che sappiano interfacciarsi con il territorio, cogliere i bisogni della popolazione anziana e non solo. La viabilità favorente ai bisogni delle rette familiari degli assistiti. Questo riduce, per dirli in altri termini, insomma, la moglie o il marito dell'anziano ricoverato in RSA non può avere un RSA a 80 km di distanza. Se ce l'ha, bisogna creare una rete che sappia legare. Questo riduce il senso di solitudine, di abbandono e a volte di tradimento che provano gli aventi bisogni di cura. Quindi distribuire in modo uniforme sul territorio, accoglienti, tecnologicamente fornite per incontrare la qualità del lavoro, quella degli ospiti e quella dei familiari. Gli interventi delle operatrici nel convegno di Merto, una è presente anche qua, e poi c'è presente anche la segretaria della funzione pubblica, hanno riassunto l'amore per il proprio lavoro e le difficoltà che si incontrano nel fare quotidiano e la scarsa considerazione economica emersa nel tutto interno. Ci sarà pure una ragione del fuggi dalle strutture private a quelle pubbliche, ce lo chiedono i presidenti delle strutture. Le operatrici ci dicono che deve maturare, perché non patrimonio diffuso,
La consapevolezza che il benessere degli anziani è strettamente correlato con il benessere dei lavoratori. Il ritmo di vita all'interno delle case di cura deve rallentare, così come la quantità, perché altrimenti non siamo esseri speciali, siamo altra roba, così come la quantità dell'orario dedicato deve aumentare. Dovremmo favorire la costruzione di percorsi formativi continui, e emerge questa volontà di favorire i percorsi formativi. Le case di cura devono essere aperte al territorio, creando occasioni di collegamento tra il mondo del dentro e il mondo del fuori. Diventino nel tempo curatrici dei disordini mentali e rapido. Le rette sono divenute nel tempo insopportabili, ovviamente sto parlando di Mantova e della Lombardia. Le rette sono divenute nel tempo insopportabili. Siamo l'impoverimento delle famiglie e delle amministrazioni pubbliche che sono chiamate ad intervenire per colmare le differenze dell'incapiente. Infine, l'obiettivo al quale tendere è costruire delle strutture polifunzionali, leggere e aperte, che curino l'invecchiamento con le relative patologie e siano in grado di recuperare la funzionalità del ricoverato per riportarlo al proprio domicilio, superando lo stereotipo di luogo di morte o fine vita, per riprendere il titolo del convegno di mezzo, non solo andare. Speriamo di non avervi annoiato. I due convegni, gli interventi, le proposte saranno pubblicate su nuovi argomenti. Pubblicazione dell'Ospizio di Lombardia. La stessa pubblicazione verrà messa a disposizione dei gruppi dirigenti dello Spiga di Bolzano, di Mantova e donato a tutte le strutture operanti sui due territori. Mi congedo con questo pensiero di Papa Francesco, che sembra essere rimasto l'unico socialista in questo mondo. I nonni e gli anziani non sono avanti di vita, degli scarti da buttare. Nulla deve andare perduto, nemmeno un frammento. Sono come quel pezzo di pane prezioso rimasti sulla tavola della nostra vita, che possono ancora nutrirci con fragranze che abbiamo perso. La fragranza della memoria, e io aggiungo, ricordiamola. La terza parola in tedesco è Danke. Grazie Carlo. Questo nostro gemellaggio dimostra quanta quella scelta che abbiamo fatto alcuni anni fa sia stata estremamente valida e positiva. Abbiamo organizzato eventi certamente interessanti e che hanno arricchito tutti e ci ha dato ad ognuno di noi tanta conoscenza in più. Bene, ora chiamiamo Angelika Hofer, segretaria generale della Funzione Pubblica Ede. Ecco, conoscere dall'interno il problema. Grazie, anche da parte mia, un buongiorno a tutti. Siamo quasi alla fine dell'evento e non è facile trovare qualcosa che non sia stato ancora detto dopo gli interessanti contributi di stamattina. E lo so che le continue ripetizioni sono noiose. Come si nota, sono di madrelingua tedesca, ma vorrei comunque fare un breve intervento in italiano, anche per le nostre compagne e i nostri compagni di Mantova, e allo stesso momento mi scuso per gli errori che farò. Tuttavia, vorrei dire che gli interventi di entrambi i convegni, quello di oggi e quello di Mantova, che abbiamo potuto ascoltare e approfondire, sono stati interessanti, ci hanno fatto riflettere e sono stati molto importanti. Ora qualcuno
potrebbe chiedersi che cosa c'entri la funzione pubblica con il tema delle case di riposo del futuro. Perché prima di tutto siamo la categoria sindacale del personale delle case di riposo. Stiamo facendo del nostro meglio per rappresentare e proteggere il personale in questo settore. Ma la questione di un possibile rinnovamento organizzativo delle nostre case di riposo ci riguarda tutti. Le vecchie e le nuove esigenze degli anziani devono essere evidenziate, prese sul serio e approfondite. E occorre procedere tempestivamente ad un ripensamento e ad una riprogettazione quanto più possibile, adeguata ai bisogni degli anziani. Noi della funzione pubblica sosteniamo e ci occupiamo del personale e abbiamo il compito di occuparci delle loro esigenze e di garantire che il lavoro nelle case di riposo sia adeguatamente riconosciuto e valorizzato. Non è sempre un compito così facile, perché cosa significa appropriato e apprezzato? Il riconoscimento può significare il rispetto della quantità di tempo lavorativo di ogni lavoratore, perché spesso il personale è costretto a svolgere più del previsto anche a causa della carenza di personale, cosa che succede quasi dappertutto. E l'apprezzamento può essere espresso in una remunerazione economica. Tuttavia sembra che entrambi siano difficili. Quando c'è carenza di personale ovunque, quando le case di riposo non sono più in grado di coprire i turni con il personale esistente, quando le case di riposo devono addirittura chiudere e tutte le persone coinvolte si trovano di fronte a sfide inimmaginabili, come e dove potranno essere ospitate in futuro le persone da assistere. Per esempio, una casa di riposo privata è stata chiusa prima del previsto, in parte anche a causa della mancanza di personale. E il personale rimanente ha dovuto trovare un altro lavoro o andare in cassa integrazione per evitare il licenziamento collettivo. La carenza del personale è dovuta anche al fatto che in provincia autonoma di Bolzano il costo della vita è difficilmente sostenibile per il caro affitti e il caro acquisti. Gli ultimi due anni hanno espresso chiaramente cosa significa la mancanza di personale nelle case di riposo. Purtroppo, anche prima della pandemia, la situazione del personale nelle case di riposo non era sempre rosea e la pandemia ci ha dolorosamente mostrato ogni tipo di debolezza. Durante il periodo più intenso della pandemia, il personale sanitario e socio-assistenziale è stato sempre messo in evidenza e le parole di ringraziamento e apprezzamento erano sempre presenti. Ma come può esserci un apprezzamento economico per tutto il personale se non ci sono i fondi necessari? Come abbiamo sentito prima, stiamo contrattando di dare qualche aumento al personale nell'ambito sociale. Ma la prima volta nel mio periodo di lavoro sindacale
altre sigle sindacali non sono disposte a firmare la bozza di contratto che prevede degli aumenti. Normalmente noi della CGIL siamo i più prudenti a mettere la firma sotto un accordo, ma in questa situazione siamo dell'avviso che almeno il personale previsto dall'accordo avrebbe la possibilità di percepire qualche aumento retributivo. Dall'altra parte, ancora si cerca di tappare i buchi e per tutti i dipendenti pubblici non c'è nessun riconoscimento economico tangibile. Si parla sempre di compensazione dell'inflazione e anche questa non è stata fatta in linea di inflazione negli anni passati. In queste circostanze sta diventando sempre più difficile trovare e soprattutto mantenere personale qualificato e ben formato, soprattutto nelle case di riposo. In Alto Adige c'è un altro aspetto importante e indispensabile ed è la conoscenza delle due lingue. Il bilinguismo del nostro personale è anche questo il fatto nelle case di riposo. A parte il fatto che i dipendenti delle case di riposo pubbliche devono avere l'attestato di bilinguismo come requisito di accesso per poter lavorare, è sempre più importante che anche il personale delle strutture private possa comunicare in entrambe le lingue. Nelle strutture pubbliche c'è un elemento fisso di remunerazione per il bilinguismo. Nelle strutture private c'è un tentativo di premiare la conoscenza delle lingue con la remunerazione aggiuntiva sotto forma di un premio. Nonostante tutte le avversità, siamo tutti consapevoli che un ripensamento e una riorganizzazione devono avvenire nelle case di riposo e ci sforzeremo di dare il nostro contributo come funzione pubblica, di sostenere lo SPI per quanto possibile. Prima o poi tutti vedremo la necessità di un sistema ben funzionante e di un supporto adeguato. Vorrei concludere con alcuna domanda. Come dovrebbe essere il futuro? Che tipo di rinnovamento delle case di riposo vogliamo? Come possiamo partecipare attivamente al cambiamento? Vi ringrazio per l'invito e auguro a tutti una buona conclusione della giornata di oggi. Buon pranzo, buon divertimento e buon viaggio di ritorno. Giustamente ha fatto la compagna Angelica, insomma, a mettere in evidenza che il benessere degli anziani nelle case di riposo si misura anche con la sicurezza, con la tranquillità che devono avere anche coloro che li assistono, e che quindi alcune situazioni economiche, ma anche organizzative, professionali, insomma, vadano assolutamente adeguate. Ecco, la ringraziamo anche perché ha detto che la disponibilità dell'organizzazione a sostenere lo spino delle sue lotte, io penso che è un'azione in comune che dobbiamo sviluppare ancora più di quanto non abbiamo fatto nel passato per il benessere degli anziani e per il benessere di coloro che li assistano. Grazie ancora, Angelica. Bene, ora abbiamo Cristina Lasera. L'abbiamo perso. Segretaria generale della CGIL IPP, il sindacato come al solito primo attore.
Grazie Gastone, no, grazie veramente dell'invito. E anch'io come Angelica devo ringraziarvi, purtroppo non ho potuto essere presente a Mantova, ho ascoltato dei resoconti e io penso che noi da queste due giornate abbiamo imparato qualcosa. È importante fare dei convegni per imparare qualcosa, altrimenti ci si parla, si gira intorno alle parole e poi non ci si porta dietro un piano di azione, una piattaforma, un intervento. Invece da queste due giornate, secondo me, abbiamo già molta chiarezza per il futuro. Questo è importante e vi ringrazio di averle organizzate. Abbiamo imparato dal compagno Falavigna quanto anche l'ambiente in cui si vive fa la differenza. Forse noi in Alto Adige non lo apprezziamo abbastanza, il fatto di poter respirare dell'aria non ancora così inquinata come in Lombardia, ma che proprio vivere in un ambiente così ci ha dato un vantaggio e una fortuna di cui a volte non siamo così consapevoli, ma che ci deve rendere responsabili per il futuro, ci deve rendere responsabili per conservare quello che abbiamo, se non migliorarlo, proprio per evitare tutte queste malattie dell'apparato respiratorio che sono evidentemente collegate con l'ambiente, con la qualità dell'aria. Abbiamo imparato quanto sia importante avere un servizio pubblico, perché da noi, anche quando parliamo di case di riposo private, sono case di riposo private, tra virgolette, tranne forse una o due, perché comunque c'è un contratto collettivo locale che riprende il contratto collettivo pubblico dei dipendenti pubblici, perché il finanziamento è comunque super controllato e sono enti non a scopo di lucro. Quindi diciamo che anche quando parliamo di case di riposo private, per noi potremmo assimilarle a delle case di riposo pubbliche, e abbiamo visto quello che ha creato tanto privato sia nella sanità che nel sociale in Lombardia. E anche di questo abbiamo la necessità di essere custodi politicamente per esigere che la politica attuale e quella futura dell'Alto Adige non vadano verso questa direzione, perché sempre qualcuno che vuole andare in questa direzione c'è e spinge, e noi dobbiamo essere un argine per questo tipo di pressioni. E abbiamo imparato quanto è importante il sostegno alla non autosufficienza. Il sostegno alla non autosufficienza è stata anche una grande battaglia sindacale di chi mi ha preceduto in questo ruolo, è stata una battaglia della società per raggiungere questo tipo di intervento, questo tipo di intervento che è prezioso, e sono d'accordo con Oswald Mayer, il direttore dell'Associazione delle Residenze per Anziani, non possiamo farne a meno, dobbiamo trovare il modo di gestirlo, di tenerlo, di conservarlo, trovare le strade, ma non possiamo tornare indietro rispetto ad un aiuto importante per gli anziani, le anziane, le loro famiglie. Perché anche da noi le pensioni medie, anche se sono più alte, le pensioni delle donne sono molto basse. Abbiamo ancora un'intera generazione di donne che ha pensioni bassissime, perché per tradizione non ha lavorato in modo contrattualizzato, e non lavorando in modo contrattualizzato adesso ha una pensione sociale o una pensione di reversibilità, comunque una pensione bassissima. E sappiamo che l'età media delle donne è, io dico fortunatamente, essendo donna, maggiore, la speranza di vita è maggiore, ma è una speranza di vita per tante donne con pensioni molto basse che non potrebbero far fronte nel momento della non autosufficienza. E giustamente tutti hanno ricordato che ci sono sempre meno figli nelle famiglie, anche se l'Alto Adige ha un tasso comunque di natalità più alto di altre regioni, è in costante diminuzione, e anche da noi ormai la media supera di poco i due figli e stiamo scendendo sempre di più, quindi è solo una questione di tempo, ci arriveremo anche noi a avere una diminuzione della natalità per famiglia. Qui ho ascoltato alcune parole chiave che penso possiamo condividere anche come organizzazione sindacale e che siano veramente importanti. Una parola chiave a cui io tengo molto è rete.
Il lavoro di rete, il fondamentale bisogno che abbiamo che tutte le istituzioni, tutte le organizzazioni, che le case di riposo, ma i servizi domiciliari, che il sociale con la sanità debbano fare con le famiglie, con le associazioni di volontariato. Un lavoro di rete che ormai è ineludibile, cioè non si può più pensare di lavorare sulle case di riposo senza pensare anche ai posti per le persone con problemi di Alzheimer. Non si può più pensare alla territorialità come il problema che deve gestire qualcun altro. La territorialità deve rimanere in rete con tutto il sistema. E in effetti quello che ha detto giustamente Falavigna, il PNRR dà questa possibilità, questa iniezione di denaro, e anche qui da noi devo dire che noi stiamo faticando molto per avere riunioni sul PNRR, anche se dovrebbero esserci confronti col sindacato, ce li stiamo guadagnando, diciamo, un pochino pancia a terra e gomito andante, perché non ci vengono concesse con facilità. Perché è vero che ci sono delle visioni che io posso condividere, c'è la visione dell'Associazione delle Residenze per Anziani, no, le loro 9 Leitgedanken, come li ha spiegati, li condivido veramente tutti, uno per uno. Quello che manca qui è il dialogo e la condivisione, ad esempio anche col sindacato, ad esempio anche con lo SPI. Non che non ci sia, ma non è istituzionalizzata, e per il PNR dovrebbe essere anche istituzionalizzata, perché poi tutti gli interventi dovrebbero essere misurabili, dovrebbero essere confrontati e dovrebbero ricevere un giudizio anche da noi e anche dalla popolazione. Quindi questo pezzo è un pezzo su cui dobbiamo ancora lavorare con energia. La seconda parola chiave che condivido molto è pianificazione. Se non c'è pianificazione e pianificazione condivisa in rete, ovviamente, c'è il Far West, e quindi il concetto di pianificazione è importante. Anche qui, uscendo Critelli, perché adesso la platea si è un po', diciamo, i miei interlocutori si sono un po' dati, e in questo momento quello che gliel'ho chiesto sulla soglia, diciamo, ma come siamo messi col piano sociale, perché il piano sociale aspetta di nascere da 3 anni. Quindi diciamo che io apprezzo quello che abbiamo, però ho una tendenza a essere anche critica su quello in cui bisogna essere critici, secondo me. Il fatto che non sia ancora nato questo piano sociale, e non c'entra la pandemia, perché per scrivere un piano sociale e adattarlo alle situazioni di crisi che potranno essere anche future, non può essere accettabile la scusa della pandemia, o almeno io non la ritengo accettabile, perché i piani sociali non possono nascere dall'oggi al domani, sono sempre evoluzioni di piani sociali preesistenti e adattamenti. Quindi questa lentezza di questo passo arriveremo, il prossimo anno noi abbiamo le elezioni, e di questo passo arriveremo a qualche mese prima delle elezioni. Ora io qui, Alfred e Gastone mi conoscono, forse sono un po' troppo San Tommaso in questo caso, ma non vorrei che certe cose venissero ad hoc rallentate per comparire proprio in tempo utile, perché gli elettori se ne ricordino. Sono un po' cattiva, sì, perché ogni tanto queste cose così tenute lunghe quasi strumentalmente non sono accettabili. E l'ultima parola che condivido moltissimo è il focus sulle persone, le necessità delle persone che mano a mano anche di colpo diventano non autosufficienti, e quindi non sono più padrone del loro corpo, della loro mente. Ecco, questo condivido molto, lo ha detto Falavigna, lo ha detto anche, devo dire, lo hanno detto tutti, da Zaitz, il direttore Maira, a Critelli, che bisogna focalizzarci su questi bisogni, non focalizzarci su quanto questi bisogni per essere soddisfatti debbano costare, cioè non vedere questa situazione come un costo, ma vederlo come anche un'opportunità, e vedere anche tutto quello che il lavoro che crea questa ha bisogno è un lavoro che aumenta il PIL, cioè è un lavoro, anche il lavoro di cura è un elemento del PIL. Quindi vederlo come un
creato anche non solo per rispondere ai bisogni, ma anche di benessere totale della popolazione, perché è un lavoro che crea anche occupazione, in particolare poi crea molta occupazione femminile, purché ci siano anche questa flessibilità e questa capacità di riuscire a coordinare e a gestire la conciliazione famiglia-lavoro. Quindi diciamo, condivido l'approccio centrato sul benessere per la persona. Ed è proprio per questo, in questo momento non è bello parlare con gli assenti, però almeno condivido la nostra frustrazione con voi, che quando ha parlato Emilia Andriollo, l'assessore, e l'assessore lo sa che è da anni che gli chiediamo di internalizzare gli infermieri delle case di riposo di Bolzano, perché gli infermieri delle case di riposo, lo sa appunto anche la funzione pubblica, sono in appalto e sono esternalizzate. E questo non va bene. Non va bene perché nella linea gerarchica delle case di riposo sono persone avulse che hanno un'altra linea gerarchica gestite da aziende esterne che sono sottoposte ad appalto. È vero che lui ha sempre detto sì, lo facciamo, però il problema è quando, perché anche qui non ci può essere un sì, lo facciamo, ma il quando è indefinito. Man mano che scadono gli appalti devono essere internalizzati. È chiaro che poi scappano per andare a lavorare, perché lui parlava delle sue case di riposo, lui è di Bolzano, e scappano per andare a lavorare in ospedale, perché non hanno neppure il contratto delle case di riposo dell'Alto Adige, loro hanno proprio il contratto delle cooperative sociali, piuttosto che a volte della sanità privata nazionale, che però non è rispondente economicamente ai bisogni locali. Quindi diciamo che questa riflessione per me è uno slancio di battaglia, come sempre ringrazio lo SPI in generale e anche i compagni di Mantova, perché insieme alla funzione pubblica siamo protagonisti della contrattazione sociale e gli spunti di oggi sono sicuramente la nostra battaglia di ieri, ma anche domani, con una linea sempre più precisa. Quindi grazie e buona conclusione della mattina. Io penso che la mia sorella sia sinistra. Questa è la tua? Guarda che è quella di destra. Va bene, grazie Cristina. Io credo che Cristina abbia fatto bene ad evidenziare queste difficoltà che ci sono ancora, che ci sono state anche nel passato. Oggi magari mi pare si evidenziano di più. Questa carenza di informazione, di rapporti da parte dell'ente pubblico provinciale, in maniera particolare con l'organizzazione sindacale, questo PNRR che a Mantova i rapporti sono continui, noi assolutamente in Alto Adige abbiamo avuto delle grandi difficoltà. L'ha espresso prima Cristina, ma voglio dire che non è l'unico momento in cui ci sono delle resistenze nel portare a conoscenze e anche nel coinvolgere il sindacato. Io credo che su questo terreno, insomma, bisognerà cominciare a pretendere di più, anche perché dai comitati stampa che poi vediamo, notiamo che nei confronti di organizzazioni che non contano un tubo, invece questi incontri, le informazioni ci sono, con una grossa differenza. Che queste organizzazioni, e parlo dei sindacati tutti in generale, avanzano proposte, richiedono con forza i miglioramenti, dall'altra parte l'unica cosa che sanno dire è sì, perché senza quel sì non riceverebbero più i contributi dalla provincia. Altre domande? Avrei la brutta incombenza di tenervi qua seduti fino alle 2, perché il pranzo è previsto per le 2. Io non sono Fiorello, non so intrattenere la platea, per cui cercherò di essere non breve, cercherò di coprire un po' di tempo, cerchiamo intanto di anticipare, o se no andremo lì, che è anche bello farsi quattro passi, un gelato per il bicchiere, non è un problema. Però io intanto,
come conclusioni, la prima cosa è ringraziare ovviamente le compagne e compagni che hanno permesso poi organizzativamente di mettere in piedi queste due giornate. Ringrazio i compagni di Mantova che ci hanno invitati e ospitati. Vi ringrazio anche di essere venuti qua in tanti ad ascoltarci. Poi Merano l'avete visto, forse l'avete visto, è una città molto gradevole, chi la conosce. Per quanto riguarda qua questa struttura, io devo ringraziare Agostino che ha trovato questa struttura, Adriano che ha fatto le slide, Castone che ha contribuito intellettualmente a formulare le domande, per cui credo che sia stata una cosa anche interessante e utile. Sono state sicuramente due giornate intense. E qua devo anche dire che pur avendo delle diversità con Mantova, Bolzano è una cosa particolare anche nell'ambiente nazionale, ci sono sicuramente tante cose che abbiamo in comune, perché la non autosufficienza non è che è diversa in Lombardia rispetto all'Alto Adige, sempre di non autosufficienza si tratta. Poi io francamente ho qualche problema a trovare qualche argomento che non ho già in qualche maniera detto a Mantova. Guardate, io non sono uno che cambia idea dal 2 di maggio fino al 10 e dico altre cose, per cui scusatemi se dietro c'è anche qualche ripetizione. Allora io, basta che andiamo poi in città e vediamo come è cambiata la società. Se fino a pochi anni fa ci facevano vedere l'albero dell'età che cambia, che si spostava sempre più verso l'alto, l'età media, adesso non è che ci servono le statistiche, basta che andiamo sotto i portici qua di Merano e vediamo quante persone anziane girano. Una volta si vedevano tanti giovani ragazzi, adesso si comincia a vedere sempre più anziani. Per cui questo diventa una cosa ormai evidente. E qua noi dobbiamo stare attenti come pensionati, perché più anziani ci sono, guardate che in una democrazia la massa poi è quella che decide. E io lo troverei veramente non molto opportuno se fossimo noi anziani a decidere, diciamo, come il futuro di questa società. Noi ci siamo, noi facciamo contrattazione, anche come SPI, ci siamo dentro il sindacato, diamo una mano, però siamo sempre un sindacato che pensa a tutti quanti. Non siamo la lobby degli anziani, almeno sindacalmente non siamo la lobby degli anziani, ma ci curiamo anche dei nostri figli, e forse più di quanto non era stato fatto a suo tempo. PNRR. Guardate, lì, o sul PNRR, si aprono delle prospettive. Allora, pochi giorni fa, il presidente della provincia autonoma di Bolzano, bravo lui, ci ha presentato il progetto che riguarda la sanità. Ovviamente abbiamo avuto un solo incontro con un funzionario di terzo livello che ci aveva detto cosa si potrebbe fare. Poi apri il giornale, guardi la televisione e te hai già un bel progetto di pronto. Allora noi non abbiamo obiezioni sul progetto, perché quando si parla delle famose COT, anche se io francamente non ho capito bene come le vorranno costruire e come opereranno, sono comunque delle cose utili. Quando si parla degli ospedali di vicinanza o di comunità, sono delle cose utili, perché invece che andare all'ospedale per farsi una medicazione, si può andare sul territorio e lì la medicazione te la danno. Quando si parla delle case di comunità, sono delle cose che noi chiediamo da sempre. Poi, sono nati distretti socio-sanitari, dove si potrebbe dire molto sanitario e poco socio. E l'ha riconosciuto anche il presidente delle case di riposo, che ha detto ci sono strutture dove si può andare, si hanno delle risposte, poi ci sono altre dove le risposte sono molto carenti o mancano. E qua ovviamente noi speriamo, e questa è la sfida che il sindacato ha di fronte, che saremo di essere coinvolti per uscire da questa situazione, e dove le case della comunità guardano anche al sociale. Poi, ovviamente, detto questo, adesso dobbiamo decidere sulle
le case di riposo ad SA, cosa vogliamo fare e cosa possiamo fare. Guardate, se i soldi fossero infiniti, ne avremmo tante. Poi non tutto probabilmente in questa fase è realizzabile, ma alcune cose sicuramente, che sono anche emerse, cose che non avrebbero neanche un grande dispendio, diciamo, di economico, ma che potrebbero migliorare la situazione. E qua noi diciamo che, nonostante la pandemia, che ovviamente ha fatto emergere moltissimi limiti, io albergo Tribulcio, per citarne uno, dove ci sono le indagini della magistratura, le denunce dei familiari, cioè veramente delle cose molto molto gravi che sono successe, anche qua abbiamo avuto problemi, però non in quella dimensione. La dimensione non era quella. Anche qua, all'inizio della pandemia, ci sono stati morti, parecchi morti, però poi la cosa in qualche maniera siamo anche riusciti a gestirla. Poi ovviamente non siamo delle strutture enormi e probabilmente era anche un po' più semplice. Comunque, nonostante tutti questi limiti, le case di riposo rimangono sempre un servizio importante. Non è che possiamo farlo a meno. E sono servizi che poi forniscono delle risposte concrete alle famiglie. Io credo addirittura che vadano potenziate, l'ha detto il direttore dell'Associazione Case di Riposo, che vanno sicuramente potenziate, perché aumenteranno ovviamente anche i casi di non autosufficienza, per cui aumenteranno comunque i bisogni di assistenza. Io credo che questo soprattutto nasce anche dal fatto che la popolazione non solo invecchia, ma su quello torno dopo, perché anche su quello bisognerebbe fare un po' di distinzione, un po' di ragionamenti. Ma noi abbiamo anche, grazie alla medicina, e non vorremmo farne altro, un sacco di persone che sono ammalate, però a volte sembrano anche dei sopravvissuti. Cioè delle persone che vengono tenute molte volte in vita. E qua non voglio far polemiche, però una legge sul fin di vita per motivi biologici in questo paese proprio non va avanti. Comunque ci sono anche questi grandi ammalati che sono più dei sopravvissuti a delle procedure cliniche che non quelli che hanno una vita ancora dignitosa. Poi però queste case di riposo non devono essere un lazzaretto come nella prima e seconda guerra mondiale, forse anche in Ucraina adesso. Devono essere gestite in maniera da garantire comunque sempre la dignità delle persone al loro interno. E anche qua, perché è nata la pandemia, le persone dentro vanno sicuramente protette. Sono delle persone fragili che hanno bisogno di una particolare protezione, ma non vanno certamente isolate. Anche se la conciliazione tra la sicurezza sanitaria e la conservazione delle relazioni e della qualità della vita a volte non è del tutto facile. Anche per questo, credo Ulisites, adesso mi ricordo, l'ha detto, vanno costruiti anche dei reparti a seconda del grado di non autosufficienza. Io ho fatto l'esperienza con mio padre, che è finito in una casa di riposo, era leggermente demente, io sono andato a trovarlo. Quando vedi poi certe cose tutti quanti assieme, una persona che non è magari del tutto non autosufficiente, veramente tristisce. E queste cose poi vanno anche in qualche maniera gestite, però su questo qua mi sembra che ci stiamo anche lavorando. Poi io credo che anche in queste strutture, punto 9, poi tra l'altro lui mi manda quelle slide con i 9 punti, eccetera, purtroppo saranno in tedesco, però posso anche mandarli se qualcuno le vuole tradurre, o forse lo facciamo noi, perché mi sembravano anche interessanti. Quando al punto 9 parla di innovazione, io credo che la sfida dell'innovazione l'abbiamo tutta di fronte. Vorrei ricordarvi che Carlo e sottoscritto dovremmo essere oggi a Roma, Parco della Musica, dove c'è un'iniziativa dello SPI dove presenta Socio Tecnolab, che va in quella direzione. Lo SPI ha messo in piedi un progetto dove si discute, si studia
con l'Università o con la Sant'Anna di Pisa delle procedure, degli attrezzi, eccetera, che possono agevolare la vita delle persone anziane. Cosa interessantissima. Poi noi avevamo già programmato per il giorno 10 questa iniziativa, però avremo sicuramente poi tutte le indicazioni del caso Landini, dove abbiamo detto. Allora, tutte queste strumentazioni che esistono. Io per esempio ho visto una casa di riposo con un robot piccolino dove le persone affette da demenza lo accarezzavano come un bambino, eccetera. Questo qua sta fermo, magari ti sorride pure. Sono piccole cose. Poi io non credo che possiamo robotizzare una casa di riposo. Io dico che bisogna fare proprio l'inverso. Queste cose vanno utilizzate per scaricare una serie di incombenze dal personale, e quel personale non va tagliato, non è per razionalizzare, ma quel personale poi va utilizzato per migliorare i rapporti umani dentro le case di riposo. Questo dovrebbe essere la sfida. Allora io non sono un esperto, però è sicuro che si può controllare le persone che magari sono malate di demenza, che scappano, si possono controllare in questa maniera. Però dico anche sempre tener conto che sono anche delle cose a volte pericolose, perché il digitale permette anche di controllare, e bisogna comunque salvaguardare la privacy fino al massimo di quello che è giustificabile. Ovviamente se uno scappa dovrai seguirlo, perché sennò magari non lo trovi più. E non si può neanche in questa maniera, si eviterebbe anche di chiudere le porte e fare una serie di interventi che forse non sono neanche quelle molto umane. Però se adesso cambiano i modelli abitativi, quella è la grande sfida, modelli abitativi nuovi, per le persone anziane sarebbe utile che anche le case di riposo, qua è stato anche accennato, allarghino il loro raggio d'azione. Queste potrebbero, per esempio, svolgere un ruolo importante nella rete sanitaria assistenziale del territorio o di un quartiere. Una struttura aperta e flessibile che non si limita solo al presidio dedicato all'assistenza residenziale degli anziani, con forme più o meno gravi di non autosufficienza, ma anche aprirsi e anche in qualche maniera, se sono in grado di farlo, seguire alcune incombenze anche su degli ospiti esterni. Poi sappiamo che qua ci scontriamo con la carenza di personale, però nulla vieta che questa situazione possa anche essere migliorata. E queste cose ovviamente vanno coordinate dalle famose coppie. Non è che ogni casa di riposo si alza la mattina e offre questo tipo di servizio. Deve essere questa centrale operativa territoriale che dentro una rete di cui Cristina ha parlato giustamente dovrebbe coordinare la sanità, l'assistenza, eccetera, per evitare che ci sia una sovrapposizione. Guardate, compagni e compagni, io ho sentito da un'associazione nazionale case di riposo che hanno detto: noi potremmo anche avere dei medici, fare certe robe. No, quello no. Devono limitarsi a fare assistenza e non andare a sostituire strutture sanitarie. Quello non sarebbe accettabile. Poi, visto che in attuale se parliamo di case di riposo, non di RSA, dentro le case di riposo convivono poi diverse generazioni. Un buon esempio di cosa potrebbe essere una casa di riposo è quella di Terlano. Lì dentro si garantisce l'autonomia delle persone che non sono proprio del tutto non autosufficienti. Quelle persone possono avere una vita in qualche maniera autogestita, una vita autonoma, una vita dove possono anche in qualche maniera organizzare e strutturarsi l'ambiente nel quale vivono. Io credo che questo sarebbe una cosa molto molto utile. Ovviamente le case di riposo non vanno costruite nell'aperta campagna. Guardate, quello sarebbero degli errori. Quelli devono stare dentro il tessuto urbano, con dei collegamenti, eccetera.
Perché se io sono un ospite che in qualche maniera sono autosufficiente, ragiono, se io magari ho un pullman, magari il pomeriggio vado anche a fare un giro in città. E questo potrebbe anche togliere quell'idea, no? Che gira nella testa, credo, tutti quanti noi. Casa di riposo, meglio no, meglio no. Però se fossero delle strutture un po' più attraenti, anche da quel punto di vista, non è che correremo tutti nelle case di riposo, ci mancherebbe, però sarebbe forse una cosa più accettabile anche dalle stesse famiglie. Poi quando parliamo di questo invecchiamento, visto che dobbiamo anche guardare avanti, io penso che bisogna anche, io vorrei darvi, che forse l'ho già fatto a Mantova, anzi sicuramente, 2 o 3 dati. Allora, noi parliamo sempre, no, invecchiamento. Io credo che quello che interessa il sistema pensionistico, quello della non autosufficienza sostanzialmente, è l'aspettativa di vita una volta che va in pensione. Prima che io non vado in pensione, è abbastanza indifferente qual è l'età media. Il giorno che io vado in pensione e ho davanti 20 anni, come le donne adesso, è chiaro, sono 20 anni di pensione. Una volta si aveva forse davanti 10 anni e quello si allunga, sembra, perché nel 2020 l'età media è scesa di 3 mesi, però quando si fanno le o si aumentano l'età pensionabile, non è che poi si torna indietro, bisogna tornare indietro di 3 mesi. Però era una cosa nata dalla pandemia, eccetera, che speriamo che finisca. Comunque, quello che conta è l'età dal giorno che vai in pensione, perché su quella poi devi costruire case di riposo, eccetera. Allora, nell'ultimo decennio, quello è cresciuto poco e niente. Il grande balzo in avanti è stato dagli anni 70 fino al 2000. Lì è cresciuto di 7 anni. Il problema che abbiamo di fronte è oggi il numero, perché si è accumulato, no? Tutti quelli davanti sono fermati perché è aumentato, adesso abbiamo un gran numero di persone che sono in quell'età dove rischiamo. Arrivano poi quelli del baby boom, non ne parliamo, fino agli 50, agli 60, che sono delle annate con tanti nati, poi la cosa in qualche maniera è scesa. Allora noi dobbiamo gestire nei prossimi decenni questi numeri. Questa è la grande sfida che abbiamo. Perché io suppongo che dopo un certo periodo quella cosa si sistema, pochi nati, pochi anziani, sempre che non ci sia un balzo enorme dell'età media, però non credo che questo si verifichi. E a questo bisogna anche aggiungere un altro fatto. Io non so come andrà a finire con lo stato sociale. Guardate, statisticamente si vive più a lungo se si ha un buon titolo di studio, un buon lavoro, non si lavora con l'amianto come una volta, allora sì, si invecchia molto di più e meglio. Chi ha un ambiente malsano di lavoro, un lavoro duro, un quarto di quelli non arriva neanche alla pensione. Queste sono statistiche, poi non si può dire dall'individuo, e quando si arriva anche male, l'età media in quel caso non è così alta. Allora, cosa può incidere, come può incidere adesso una guerra, una pandemia sugli assetti e sul welfare? Non lo sappiamo. Io non credo che se le cose vanno avanti in questa maniera ci siano grandissime prospettive. Poi, non voglio essere il cielo del malaugurio, ma qualche problema probabilmente ce l'avrà. Poi la cosa interessante, anche su questo bisogna riflettere, lo sappiamo tutti, oggi si invecchia sì di più ma anche meglio. Il rapporto fra quelli che arrivano a certa età in buona salute e quelli che sono non autosufficienti non si è modificato nonostante l'aumento dell'età media. Anche questo è una cosa che sicuramente è da valutare. Allora io dico anche che se gli anni di vita sono importanti, sono sicuramente importanti, probabilmente anche come ci si arriva. Come ci si arriva?
Io credo che qua gli stili di vita contano molto, per cui credo che sulla prevenzione, eccetera, bisogna puntare di più. Non che quella sia una cosa così a parte, si può discutere, si può fare. La prevenzione e l'educazione sanitaria sono importanti per due motivi. Uno, perché sappiamo che incidono sulle malattie croniche alcuni vizi vizieti, fumare due pacchetti di sigarette è molto più facile che uno arriva, no? Con un enfisema polmonare all'età di 60 anni e non uno che non fuma. Così come sappiamo che mangiare troppo, eccetera, quello non fa proprio bene alla salute. Per cui sui stili di vita bisogna cominciare a discutere, ma quello non lo si può fare prima di entrare a casa di riposo. Quello deve essere fatto nell'arco della vita, perché credo che nell'interesse di tutti di arrivare sia a 90 anni, però se la qualità della vita dai 70 anni in su è quello di rimanere legato a un letto, probabilmente non è neanche quello l'obiettivo. Allora questo è sicuramente una cosa estremamente importante sulla quale bisogna ragionare. Poi oggi abbiamo un altro problema che si chiama le nascite in diminuzione. Gastone l'ha citato. Io non so se con qualche intervento fiscale le donne sono più propense a fare qualche figlio in più, perché poi tanto ricade sulle donne non le ancora educate. Io credo che quello del calo delle nascite, anche quello relazionato anche al problema culturale. Se voi andate in Africa, lì ogni donna ha un sacco di figli, perché sanno che tanti bambini muoiono in età infantile, per cui devi farne di più per avere un certo numero, e poi si pensa sempre come era da noi 40-50 anni fa, io me lo ricordo, dove erano le donne, un figlio o figlia che curava l'anziano, nessuno parlava di case di riposo, di RSA, era una cosa, qualcuno l'ha detto anche nelle strutture rurali, era una cosa normale. Allora, in tutti quei paesi dove non c'è uno stato sociale che funziona, ci sono molto più figli, e questo è chiaro. Badate con un altro effetto. Da noi l'anziano, come ha detto l'assessore, è un carico, è un peso. Se voi andate in Africa, è una persona rispettata. È una persona rispettata per la sua esperienza, eccetera. Io non dico che bisogna tornare a quel... Non ci credo, però io credo che quando noi dobbiamo rivendicare più rispetto, questo lo dobbiamo fare sicuramente e lo faremo anche. Allora, dico che se invecchiamo meglio, non è un bel pensiero dire che la casa di riposo comunque è l'ultima stazione della vita di ognuno di noi. Sicuramente ci sono casi dove questo è un approdo, perché nonostante le cure domiciliari migliori, magari non si riesce a stare nel proprio letto. Allora è chiaro che quello diventa una soluzione. Ma è anche vero che le persone hanno sempre più voglia, anche quelle anziane, anche quelle leggermente non autosufficienti, di fare una vita autonoma. E questo purtroppo si scontra con quello che è la composizione delle famiglie oggi. Sempre più single, persone sempre più sole, tante persone che non hanno figli, e lì probabilmente qualche ragionamento per fatto. E dov'è che si può ragionare? Perché noi insistiamo sulla legge per l'invecchiamento attivo? Perché lì dentro ci sono alcune possibili soluzioni su come coinvolgere il volontariato e il terzo settore. Gestito non a qualche struttura a fini di lucro, che poi non sarebbe il terzo settore, ma conosciamo i trucchetti anche delle cooperative varie, eccetera, che nascono, ma con un coordinamento da parte della politica. Questo è l'obiettivo. E lì si può dare delle risposte a delle persone che non sono proprio, non sono autosufficienti. Io penso a chi ha problemi di deambulazione. Se vive solo in un palazzo non riesce a fare la spesa. Allora, se quella persona trova
voglio citare il nostro ASA, però se trova una struttura come l'ASA che passa, che ti porta all'ospedale, sicuramente quella persona non finisce in casa di riposo. Questo deve essere uno dei percorsi che noi abbiamo anche qua in Alto Adige in testa. E io so per certo che sia i giovani, ma anche le persone con una certa età, sono anche disponibili, perché piuttosto che giocare magari a carte, non sapere una volta in pensione come passare la giornata, rendersi utili, portare delle esperienze, sicuramente a tante persone questa cosa sono motivabili. Ecco per cui la legge sull'invecchiamento attivo per noi è una cosa importantissima. Poi badate, ci sono modelli abitativi di cui si parla, io sento sempre co-housing, condomini multigenerazionali, addirittura quartieri per anziani. Siamo d'accordo, purtroppo ne parliamo, ma non è stato realizzato quasi nulla. Facciamo convegni su quel terreno, e io però penso che quelle sono delle soluzioni che possano permettere comunque una vita autonoma, indipendente, eccetera, a più persone. E poi ci sono anche qui, Andriolo li ha accennato, gli strumenti digitali. Io so di certo che il comune di Bolzano 7-8 anni fa ha attrezzato una quindicina di appartamenti con sensori, telecamera, ovviamente non dentro il bagno, ci mancherebbe, però si può attrezzare una casa a seconda delle esigenze di un anziano. Per esempio un bottone che ti apre il saracinesco, un controllo su chi hai davanti alla porta. Ci sono tanti modi per comunque garantire a delle persone una vita dentro le proprie mura, dove sappiamo che fa bene alla psiche e anche alla salute delle persone riuscire a rimanere nel proprio ambiente conosciuto. Speriamo che anche qui qualcosa succeda. Ovviamente se non interviene la mano pubblica, il privato ha difficoltà, perché sono anche delle cose che vanno programmate. Non penso che abbiamo tanti anziani che sono in grado di dire cosa gli serve, dove mettere, come fare. Per cui serve un nucleo, noi l'abbiamo anche proposto, un nucleo di tecnici che magari fanno questo lavoro se chiamati. E poi bisogna anche aiutare queste persone o a utilizzarle, che non tutti sono in grado di utilizzarle. E se io ti metto la struttura e poi non sai neanche dove accendere, io non è che ho risolto granché. Comunque su quello noi insisteremo, perché è un'altra possibilità che rende più piacevole la vita quotidiana delle persone. E qua arriviamo a una nota dolente. Ormai le case di riposo, l'ho citato, in Lombardia sono diventate un affare. Allora noi, come avete visto, non corriamo in questo momento quel pericolo. Non c'è nessun gruppo, se non la Fondazione Elisabeth al Grieserhof, che si è fatta avanti, perché qua comunque la provincia accredita le strutture, discute sulle tariffe, non è che qua le case di riposo possono fare quello che vogliono. Abbiamo il caso di una struttura che doveva ridurre i posti letto, non era in grado o non voleva farlo, l'hanno chiusa, alla fine, non è che si discute. Avevamo un'altra molto discussa che si è salvata perché non era formalmente una casa di riposo la Somerset, no? Molto criticata, la provincia ha cercato di chiuderla per dei palesi difetti, eccetera. Non è riuscita perché non era una casa di riposo, ma era un condominio, una cosa un po' strana, un po' anomala, perché sennò qua non è che si sgarra più di tanto. In Lombardia, in Piemonte, ma anche nel nord-est, ci sono le grandi società che gestiscono le case di riposo. E quelle società hanno un solo fine, guadagnarci. E quando in quelle strutture si incomincia a voler guadagnare, si rischia di finire in quello che conosciamo, ogni tanto emerge, no? In qualche lager dove il vecchietto non è neanche curato, perché tanto finché paga va tutto bene.
E poi è un business sicuro, perché ci stiamo dicendo che ci saranno sempre più anziani bisognosi, e sappiamo che poi le famiglie, quando sono prese per il collo, lavoratori in nero di tutto, pur di risolvere la questione. E non vanno neanche poi a controllare probabilmente dentro quelle strutture cosa succede. L'importante è che io in qualche maniera risolvo il mio problema. In Alto Adige questa cosa non l'abbiamo. Come è stato detto, abbiamo delle case di riposo abbastanza piccoline. Di solito sono delle fondazioni in cui c'è dentro pure il comune che si nomina l'amministratore, dove le famiglie entrano e vedono poi, se io entro e vedo che c'è qualcosa che non va, io protesto, io so dove andare, non è che devo andare a cercarmi l'amministratore delegato in Francia di una società, vado dal sindaco o vado dal medico e gli dico guarda che c'è qualcosa che non va. Per cui c'è un controllo anche dentro le case di riposo e sul territorio che noi non vorremmo che venisse a mancare. Poi è stato detto che ovviamente abbiamo il vantaggio del fondo per la non autosufficienza. Allora io credo, scusami Cristina, sono uno dei sopravvissuti di quel periodo quando è stato istituito. Tutti i miei altri colleghi hanno discusso, l'ultimo era Tony Serafini, sono andati o non sono più attivi nel sindacato. Allora da noi la discussione l'ha aperta nel 96 o 97 il professor Cerea, quel famoso professore dell'Università di Trento, si è inventato anche l'esitometro, si chiamava ICEF all'epoca, per entrare all'università bisognava farlo. Lui ha lanciato l'idea, vari modelli, poi è stato ripreso un po' sulla scia di quanto era successo in Germania, lunghissime discussioni, per cui io non mi meraviglio che anche a livello nazionale la cosa è un po' lì. Lunghissime discussioni, io ho incominciato a prenderlo in mano come GGL nel 2003, è stato concluso nel 2008, e non con un accordo col sindacato, ma per una forzatura politica, perché incombeva le elezioni politiche. Ed è stato fatto in maniera tale che non costava niente al cittadino, tutto finanziato dalla fiscalità. Per cui, adesso non so Gastone se l'hai detto te, credo, non è che tutti i modelli si possano esportare. Io credo che quel modello sarebbe difficile da esportare nelle altre regioni che non hanno le risorse che l'Alto Adige. Per cui è sicuramente una cosa che, se volete, un giorno, Carlo, possiamo anche approfondirlo per vedere se dentro ci sono degli elementi che si possano eventualmente recuperare. Esportarlo non credo, perché noi spendiamo oggi 250 milioni, l'ho già detto a Mantova, su 500.000 cittadini. Se si fa il calcolo con la Lombardia, non so dove arriveresti, 25 miliardi, roba del genere. Per cui, però sicuramente, e lo dico e l'ho detto anche agli assessori, è stata una delle poche cose, delle poche conquiste fatte bene dalla politica altoatesina negli ultimi 20-30 anni, cioè quella che ha un valore sociale enorme, un valore sociale enorme che noi non vorremmo farcelo sfidare, anche se i tentativi incominciano ad esserci, non è finanziabile, costa troppo, eccetera, e nel 2030 non ce lo faremo. Allora qua vorrei anche precisare quello di farlo pagare alla fiscalità è una scelta politica. Il sindacato aveva altri modelli in testa. Noi abbiamo detto si può utilizzare una tassa di scopo. Qualcuno mi ha detto bella idea, però chi paga le imposte? Non pia tanto probabilmente, ma sempre i lavoratori, per cui non è molto gradita nella testa delle persone, però è una possibilità. Altra scelta era quella di far pagare ogni cittadino, non solo chi ne ha bisogno, non un metodo assicurativo che noi rifiutiamo, ogni cittadino in base a quello che è il suo reddito, il suo patrimonio, un contributo. Credo mai era detto saremo anche disponibili, anch'io sono disponibile a pagarlo. Anch'io sono disponibile a pagarlo, se però è gestito dalla mano pubblica quel fondo. Oggi girano certe idee che deve essere una roba un po' più assicurativa, ma guardate, non caschiamo in quella trappola.
perché se uno si vuole assicurare contro non autosufficienza a 60 anni, 70 anni, io mi ricordo che Cerea ha fatto un calcolo e costava 30 milioni all'anno all'epoca, se avevi superato i 70 anni, cioè quando ti avresti bisogno di quel fondo, perché il rischio aumenta e nessuno ti fa della beneficenza. Per cui noi abbiamo dei tentativi, teniamo sicuramente informati il nostro direttivo, la Cristina lo sa, adesso ci sarà un incontro, queste cose vanno valutate. Per cui il fondo per la non autosufficienza, sì, siamo solidali con Manto, con tutto il sindacato nazionale, perché noi conosciamo bene il valore di quel fondo. Allora, visto che noi abbiamo resistito, no, va bene. Ultima roba, badanti, qualcuno l'ha tirato fuori, badanti. La badante è una figura italiana che si usa a utilizzare in Italia perché non c'è altro. Allora, nulla contro le badanti, però sono anche delle figure professionali che spesso volentieri sono sfruttate. E badate che quella delle badanti, detto brutalmente, la guerra probabilmente, no? Dall'Ucraina, dove arrivano, arriveranno anche di più, però io mi auguro e faremo il tutto che torni la pace. Abbiamo anche difficoltà a trovare le badanti nei paesi dell'est, perché anche nei paesi dell'est la gente invecchia, non è che non invecchia, anche loro hanno bisogno di curare i propri anziani. E badate, quello delle badanti, dal punto di vista sociale della società, è una cosa tremenda. Lì abbiamo delle persone che lasciano i figli per venire qua a guadagnarsi qualcosa. Ma come crescono quei figli? Per cui quella delle badanti è una cosa da affrontare e bisogna trovare altre soluzioni. Ultima cosa, personale. Io credo che non c'è casa di riposo che funziona senza personale. O prendiamo tutte badanti, li teniamo tutti a casa con tutto quello che comporta, se no noi dovremmo trovare delle persone che tornano a lavorare nelle case di riposo. Allora abbiamo avuto, come voi sapete bene, dei problemi qua per il vaccino, 700 posti che non riusciamo a coprire, posti letto per carenza di personale, non tutto per via dell'immunizzazione, comunque anche quello era un tema, probabilmente in Alto Adige, in altre parti, non era così sentito da noi. Era un tema molto sentito per via della sospensione. Comunque noi abbiamo difficoltà a reperire personale. Oggi apro il giornale, c'è scritto non troviamo farmacisti, non troviamo medici. Perché? Perché la casa costa troppo. Allora è vero che la casa costa troppo. Però io ho rifiuto quello che ci chiedono gli industriali, che la mano pubblica deve costruire le case per i lavoratori, può dare una mano. Ma noi abbiamo già delle famiglie, no, che hanno grosse difficoltà. Si possono trovare dei modelli, li abbiamo anche accennato, alcuni modelli non lo vogliono fare, per cui non si può sempre urlare alla provincia, deve fare quanto 10-12 mila appartamenti per i lavoratori che vengono da fuori. Non credo che questo sia possibile perché l'IPES ha altri bisogni a cui anche pensare. Poi io non sono contrario a costruire. Però basterebbe a volte fare anche una cooperativa, no? Tra imprenditori o tra associazioni imprenditoriali, costruire e affittarli al prezzo di realizzo. Non è che però nessuno vuol tirare fuori nulla e noi abbiamo il brutto vizio di scaricare tutto sempre sulla mano pubblica. Allora, le soluzioni con un po' di si trovano se si vuole trovarle, se non si vuole trovarle. Non le si trova. Io vi ringrazio, ho parlato troppo a lungo, non sono abituato, però vanno a coprire un po'. Grazie Alfred, chiaro, lineare come sempre. Abbiamo concluso, o quasi. Quindi grazie a tutti quanti voi di essere intervenuti, un ringraziamento maggiore ai compagni e compagne che vengono da Mantova,
Ringraziamo anche Carlo, avendoci detto nella sua relazione che sarà fatta una pubblicazione di queste due, di questi due giornali. Grazie. Bene, allora adesso andiamo a pranzo e di questo ci parlerà e ci dirà Carino come faremo. Io vi saluto tutti e con un augurio che nei vostri pensieri di ogni giorno ce ne sia uno dedicato alla pace. Grazie Gastone, anche a te per la pazienza con la quale, ecco, hai affrontato questa giornata. E i compagni di Mantova spero siano rimasti soddisfatti.